Portellino. Il pienone è garantito. Gli spalti si stanno riempiendo anche nella tribuna opposta alla nostra postazione. Dove c'è tanto sole? Dove c'è tanto sole? Intanto comunicano dalla regia che c'è Berrettini con Carlo Paris. Oggi il quarto uomo forse chiuderà qualche occhio rispetto a quello dei quarti di finale. A te, Carlo. Senza dubbio sono qui con Berrettini pochi minuti prima della partita. Allora, abbastanza atteso. Beh, più si va avanti, più diventa difficile. C'è sempre più tensione e il traguardo è sempre più vicino e di conseguenza non è che si è un attimino preoccupati, stiamo un po' tranquilli, però ci piace vincere per questo meraviglioso pubblico e per tutta l'Italia. Beh, ormai ci avete abituati a vincere, no? E appunto per questo dobbiamo seguitare in questa maniera, che non è facile. A più tardi. Berrettini forse non credeva nemmeno lui, intanto qui è inquadrata la panchina azzurra, sulla sinistra Scarpellino che è il preparatore atletico, qui vedete Zangla, Spada, il medico, poi Mattioli che è il capo delegazione, un po' tutta la panchina, il dottor Cristiani l'avete visto, e questo l'ultimo sulla destra, il simpaticissimo massaggiatore Leoncini. Dalla destra attaccheranno gli azzurri, dalla sinistra i bianchi, i denti. Attenzione, Stati Uniti che segnano molto, attenzione in particolare, ve lo diciamo subito, al numero 11 Olsen, ben 6 reti fino adesso, al numero 4 Matis che è un po' il leader di centrocampo, 4 reti, poi c'è Torres numero 7 con 3 reti, Wolf numero 16 con una rete. Qui vedete lo schema di questa formazione che secondo come ci è stata presentata dagli statunitensi hanno cercato di nascondersi, è un 4-5-1, in realtà è un 3-5-2 che scopriremo anche noi dalla nostra postazione assieme a voi che siete a casa. Intanto tutti gli azzurri sono dietro, vediamo i classici tifosi con le bandiere bianco, rosso e verde dipinte sul volto, tutto pronto, l'arbitro Bozzano sta per fischiare il fischio iniziale, dare il fischio d'inizio di questa partita semifinale 19esimo Universiade. Ancora qualche istante, squadre ormai pronte, pronto anche il direttore di gara, anche il quarto uomo, sincronizzano gli orologi e sta per partire questa semifinale del torneo di calcio delle Universiadi, cominciata in questo momento. Grandi applausi subito di incoraggiamento per gli azzurri, in possesso di palla gli Stati Uniti e subito fischi per la squadra statunitense. Certo è il fatto che l'Italia giochi in casa inciderà, perché dicevamo come questo pubblico sta sempre più spingendo la formazione di Berrettini verso un grande traguardo e si farà sentire certamente anche oggi con il calore nei confronti dei ragazzi azzurri e forse anche con qualche fischio nel tentativo di disturbare invece i ragazzi di John Ellinger. Ragazzi di John Ellinger che dobbiamo correggere qualche precedente informazione evidentemente ce l'hanno data apposta. Errata, sì. Non sono assolutamente gli stessi che hanno incontrato in amichevole l'Italia un mese fa circa. Intanto Italia in avanti, azione che però sfuma. Dicevamo amichevole allo stadio Flaminio a Roma il 28 luglio tra Italia e Stati Uniti, l'Italia ha vinto per 2-0, ma non è la stessa squadra, anzi addirittura nessuno di questi giocatori faceva parte di quella formazione che in realtà era la formazione dell'università. Sì, seguiamo questa azione. Martorella sulla sinistra chiuso, può rinviare con qualche affanno la difesa statunitense, ecco il rinvio, pallone che staziona sulla tre quarti difensiva degli Stati Uniti, buono il disimpegno da parte di Wolf, recupera ancora il pallone Martorella. Pantanetti al centro, Andrisani e Ulivi, Ulivi dentro per Califano, si alza la bandierina, fuori gioco di Gianni Califano, davvero millimetrico, sbandiera il secondo guardaline piazza, palermitano, recupera posizione Califano. Ma sì, brevemente, solo per concludere il discorso precedente, quella era la squadra dell'università che aveva vinto il torneo universitario americano, quindi un'unica università. Questa invece è una selezione di giocatori universitari, 11 esatto, università. Tra l'altro sono 11 le università rappresentate, se vogliamo parlare di blocchi ci sono 4 studenti dell'università di Virginia e 3 di quella dell'Indiana, dunque non si può dire che sia una sola selezione. Comunque andiamo a seguire questa partita con gli azzurri che possono rimettere in gioco dal fondo con Adriano Zancopè fin qui. Un gol subito dal portierone azzurro, il gol del momentaneo 1-1 con la Gran Bretagna, poi però gli azzurri vinsero 3-1, rischiarono addirittura di dilagare un po' come è successo con l'Olanda. Non ci aspettiamo, come diceva anche Berrettini, una selezione statunitense tale e quale agli olandesi o ai britannici. Berrettini, Olanda deludente, diceva, esatto, Berrettini ci diceva proprio ieri, non sarà una partita come le due, Gran Bretagna e Olanda mi hanno deluso molto.
questi statunitensi, età media, lo ripeto, 22 anni, corrono molto, hanno un buon gioco d'assieme e lo stiamo vedendo già adesso anche con questa azione. Attenzione, molto veloce questa azione, deve uscire Zancope sui piedi del lanciato Cullen. Prima piccola occasione per gli statunitensi quando corre il terzo minuto di gioco. Eccola qua, il velo da parte di Torres, l'inserimento da parte di Cullen. Milana aiuta l'uscita di Zancope che chiude, rilancia l'azione azzurra, però possono ripartire gli statunitensi che direi sono partiti piuttosto bene. Torres. Ma sì, l'impressione è da subito e speriamo di essere smentiti dal seguito della partita. Intanto questo calcio di punizione in favore degli Stati Uniti, il fallo da parte di Gorini. Diciamo, l'impressione è che gli Stati Uniti siano un avversario ben più ostico che non soprattutto gli ultimi due affrontati dagli azzurri. Ricordiamo che l'Italia ha esordito con uno 0-0 contro il Brasile, una grande gara da parte degli azzurri, uno 0-0 che però certamente è stato più stretto ai ragazzi di Berrettini che non alla nazionale verde-oro. Poi un 1-0 molto sofferto contro l'Iran, Italia in 10 dal trentesimo del primo tempo. Poi 3-1, una Gran Bretagna incisiva solo forse nella prima parte di gara. E poi un 4-0 piuttosto facile, merito anche degli azzurri, contro l'Olanda. E vedremo cosa sapranno regalarci oggi questi giovani studenti. Intanto la punizione statunitense termina alta, nessun problema per Zancope, ma pressione degli americani nella metà campo azzurra, ci sarà da soffrire in questa partita. Ricordiamolo, partita che al termine dei 90 minuti regolamentari in caso di parità vedrà battere subito i calci di rigore per decidere chi andrà in finale ad incontrare la vincente dell'altra semifinale tra Corea e Ucraina. Corea campione in carica. Che è già cominciata alle ore 17 a Trapani, dunque siamo in attesa anche allo stadio di Trapani di notizie su questo incontro. Non facciamoci ingannare dai nomi, sicuramente gli Stati Uniti non sono un grande nome a livello di calcio mondiale, ma nemmeno grande nome la Corea, nemmeno l'Ucraina, e sono tutte lì. L'unica nazionale rappresentata in semifinale con una tradizione vincente, una tradizione felice a livello di nazionali maggiore è l'Italia. Via via sono andate via la Gran Bretagna o Inghilterra, l'Olanda, il Brasile, tutte squadre tra l'altro affrontate bene dall'Italia. Dunque il fatto che l'Italia giochi con gli Stati Uniti non deve ingannare. Tra l'altro il calcio, il soccer negli Stati Uniti a livello universitario è molto molto giocato. Attenzione, Torres, sì, stacca di testa, no, il pallone arriva a Olsen, palla dentro. Non è seguito fortunatamente lo spunto di Olsen da alcun compagno di squadra. Torres non è andato al centro, in ritardo è arrivato Matis. Dunque occasione sfumata per gli statunitensi che hanno cominciato questi primi minuti di gioco in attacco. La replica azzurra con Ambrosi, subisce il fallo da parte di Kok Chau. Cerchiamo Alessandro di capire poi se lo schema statunitense sarà uno schema vero 3-5-2 o quel 4-5-1 che ci hanno proposto in base ai ruoli, 4 difensori di ruolo, 5 centrocampisti, un attaccante. Ma io vedo per esempio che già Torres e Wolf sono avanzati, dunque sono, sì, ma uno schema molto particolare più, perché in realtà Olsen, che figurerebbe a centrocampo, è poi l'uomo che invece, attenzione, Ulivi, palla un po' uscita, lunga, sì, facile da parte di Jordan. Jordan, diciamo, compie le maggiori incursioni nell'area avversaria e con maggior pericolosità. Ricordiamo Olsen numero 11, autore di 6 gol fino a questo credo momento pietra. Curriculum impressionante, c'è cioè di che star preoccupati. E quindi uno schieramento piuttosto fluido, piuttosto difficile da interpretare da parte di Paolo Berrettini, che dovrà forse oggi fare un lavoro straordinario in panchina. Lui ripete spesso come non ami studiare le squadre avversarie molto prima della partita, ma come invece preferisca prendere i suoi appunti e fare le sue contromosse proprio nel corso della gara stessa. E certo oggi non gli si presenta un compito molto facile. Tanto Italia a battere questo calcio di punizione, il destro di Andrisani cambia gioco, Michele Zeoli sulla sinistra, uno degli stantuffi italiani insieme a Manuel Milana sulla destra, Martorella, il rilancio immediato di Gorini senza correre rischi, in avanti, ancora Italia con Milana a spingere sulla destra, in avanti Milana attaccato da Torres, il cross al centro per la testa di Califano, anche in questo caso pescati in fuorigioco gli azzurri, in particolare Luca Ulivi ancora più avanzato che non lo stesso Gianni Califano. E rivediamo, vedete Ulivi era proprio fermo al centro dell'area, Califano era forse invece in posizione regolare, segnalato comunque questo fuorigioco. Italia che ha qualche difficoltà ad imbastire trame di gioco efficaci, incisive, sono appena i primi minuti chiaramente, ma Stati Uniti che sembrano davvero un avversario da prendere con le molle. Stati Uniti che manovrano adesso con Cullen, poi Vermillion, Kuchau, ancora numero 12,
esterno di destra della formazione statunitense, poi Matis, un po' il fulcro del centrocampo statunitense, così come Andrisani lo è per quello azzurro. Milana sulla destra a tentare di fermare questa iniziativa della formazione americana. Si alza la bandierina del guardaline anche a fermare l'iniziativa del numero 7 Torres. Anche Torres comunque un buon golador, 3 reti segnate per lui fino a questo momento. Matis il numero 6, 4 gol, Wolf 1 gol, praticamente tutti i 14 gol statunitensi sono opera di 4 giocatori, se escludiamo il gol di Wolf addirittura di 3 giocatori. Alessandro, intanto nel frattempo ho avuto modo di studiare un po' quella che è la sistemazione della formazione statunitense, che effettivamente adotta una sorta di 3-5-2 con il numero 4, diciamo, difensore centrale, sulla sua sinistra opera il numero 5 Coach Chow, sulla destra il numero 12 Vermilion. Diciamo che è una disposizione che gli statunitensi stanno attuando in questo momento. Quando c'è da difendere aiutano in particolare sulla sinistra Gregor e sulla destra Olsen, quindi è effettivamente un 3-5-2. Intanto Martorella va a pressare Jordan, costretto a rinviare male, ma controlla invece molto bene al limite del fallo laterale Olsen. Martorella va a disturbare Porter, si riprende con, anzi Vermilion si riprende con un fallo laterale con gli Stati Uniti a batterlo. Wolf, buono il disimpegno statunitense, sono in due gli azzurri a chiudere. Gorini trova Califano, può smistare Andrisani che non controlla bene, era scattato Ulivi a dettare come al solito il passaggio in profondità, ma si ripropone Milana ancora per Ulivi, passa questo pallone Ulivi, Ulivi esce molto bene, molto Jordan, sì. Chiude la prima vera occasione per gli azzurri al 10° minuto di gioco del primo tempo. Subito la replica statunitense, attenzione Torres, Torres solo davanti a Zancopè, Torres, grande Zancopè, grande Zancopè ancora una volta, Zancopè. Bravissimo il numero 12 azzurro, davvero lo ripetiamo, sei uno dei migliori nel corso di tutta questa universiade per la formazione di Berrettini, si è sempre fatto trovare prontissimo all'appuntamento anche quando non era impegnato in maniera continuativa, e per un portiere è forse la situazione più difficile quella di dover intervenire a freddo, diciamo così. Attenzione, attenzione ancora, ancora Torres. Torres, il pallone per Matis, il sinistro di Matis, chiude ancora Gorini, si lotta con il pallone Gorini, Pantanetti a terra, Gorini, fallo di Matis che dice sono stato trattenuto, così non è. Attenzione agli statunitensi, avete visto come siano pronti a rilanciare il contropiede dopo l'occasione per Ulivi, l'occasione per Torres. Intanto qui rivediamo l'azione con Matis che si è visto chiudere da Pantanetti, è rientrato sul sinistro, poi il suo sinistro stesso contratto da Gorini, pallone che è rimasto inchiodato lì, poi adesso il fallo di Matis ai danni di Gorini che cercava di riproporre l'azione offensiva azzurra sulla sinistra. Si rialza Edoardo Gorini, per lui negli ultimi giorni richieste dalla C1, lui gioca nel Varese in C2, dall'Atletico Catania. È un bel gol contro l'Olanda. Esattamente. Gol del 4-0. Attenzione, Pantanetti, Ambrosi, Ambrosi, buon pallone per Ambrosi, il destro un po' debole. Può parare Jordan, non ha colpito bene Alessandro Ambrosi. E a proposito di gol, Alessandro Ambrosi, 3 reti contro l'Olanda, una tripletta. Attendeva questo momento Alessandro Ambrosi dopo qualche attimo di difficoltà. Aveva addirittura perso il posto a favore di Fanesi dopo la squalifica di Ambrosi. Fanesi era subentrato a sostituirlo, poi l'infortunio di Fanesi gli ha consentito di rientrare in gioco e lo ha fatto davvero con grande grinta, con grande concretezza. Tra l'altro Berrettini diceva negli scorsi giorni a chi gli chiedeva ma confermerà Ambrosi dopo i 3 gol, cioè, come faccio a togliere un giocatore che ha segnato 3 reti in una partita anche se avesse voluto, eh. Martorella, fallo laterale per gli azzurri che adesso stanno replicando, partita apertissima, ad un'occasione ne corrisponde un'altra, sicuramente l'occasione migliore però è capitata sui piedi del numero 7 senza Torres dubbio. Ma come al solito Zancopè non si è fatto trovare impreparato. Alla battuta Michele Zeoli, Califano ancora fallo laterale, guadagna una decina di metri la formazione azzurra, siamo quasi al vertice dell'area statunitense. Andrisani il mediano, un po' il regista della formazione. Pantanetti, dove non c'è nessuno, può uscire allora Chulis, si allargano per fargli spazio i giocatori di centrocampo statunitense. Matis difende bene il pallone dalla parte opposta per Gregor, contrasto di Pantanetti, poi Vermilion può ancora disputare questo pallone al suo avversario Porter. Pantanetti commette fallo, si riprende ancora con Kochau affrontato da Ulivi,
Oddo, perfetto. Il pallone ancora sulla palla, sui piedi statunitensi. Shuku, Cullen. Martorella deve inseguire questo pallone per mantenerlo in campo davanti a sé. Califano subisce un tocco, poteva forse esserci un calcio di punizione. Così non è, fallo laterale per gli Stati Uniti. E sarà probabilmente il numero 12 Vermeijon, così ad incaricarsene. Accanto a lui Porter. È irregolare forse il pallone, sì. Fallo laterale. Abbiamo visto il direttore di gara con le braccia alzate, ma si prosegue comunque. Italia che manovra con Andrisani, Pantanetti. Sinistro per Ulivi, cerca di cambiare gioco, lo fa adesso Pantanetti per Milano. Il pallone è forse troppo lungo, peccato. Pantanetti a terra, toccato duro, si rialza comunque, per fortuna nessun problema. Fallo laterale in favore della squadra statunitense che manovra adesso con McGregor, Matis, Kuchau. Palla indietro, Califano tenta di approfittarne, non ci riesce. Ancora Matis per Cullen, pallone in profondità. Olsen in lotta con Zeuli, bravissimo Zeuli ad anticipare. Si annuncia un bel duello tra i due, Michele Zeuli tra i migliori azzurri, anche se è difficile davvero individuarne uno piuttosto che un altro. Anche per lui qualche richiesta da categorie sì, superiori alla sua C2 col Pepercelli. Eccolo ancora lui, Zeuli a liberare, dicevamo del duello tra Olsen e Zeuli, si annuncia uno dei temi più interessanti di questa gara. Kuchau attaccato da Ambrosi, accenno timido di pressing da parte azzurra, ancora un lancio lungo, Zeuli contro Olsen. L'anticipo ancora una volta caparbio del numero 3 azzurro, questa volta c'è subisce però fallo. Fallo da parte di Olsen, stava per ripartire l'Italia, adesso invece di nuovo con maggior tranquillità possono far girare il pallone i ragazzi di Berrettini. Martorella, Califano, ancora Martorella a lanciare il numero 9 azzurro, a chiudere Ciulis, fallo laterale, applausi per questa combinazione Martorella-Califano, panchina azzurra. Si riprende con il fallo laterale per l'Italia, come al solito Zeoli che è dotato di una buona rimessa in gioco con le mani, buona nel senso di lunga, però gli detta il passaggio vicino Martorella, può riproporre a Zeoli, invece va sul cross Martorella un po' lungo per Califano, Ambrosi, Ambrosi ancora lui, Ulivi il destro, ribattuto la difesa un po' in affanno statunitense. Adesso Gorini lascia che il pallone sfili per riproporre a Otto sulla destra, è libero e riceve Milana. Alza il baricentro la formazione azzurra, sbaglia però Milano, attenzione 2 contro 1, Matis, Matis va a chiudere, Oddo il fallo, no, Matis ancora, Zancope come al solito prontissimo. Inutile sprecare ancora elogi per Adriano Zancope, questa volta la conclusione era forse un po' centrale, comunque ha chiuso bene lo specchio, ha chiuso bene lo specchio. Attenzione esatto. Alessandro, perché riparte ancora l'Italia, non c'è un attimo di respiro, Zeoli trova un varco, Zeoli cerca ma non trova invece Martorella, ancora la difesa statunitense a chiudere e a riproporre con Wolf, Olsen questa volta con Gorini, Gorini chiude in fallo laterale, anzi è Torres che adesso si è scambiato di posizione con Olsen. Siamo al 16° di gioco, 0-0, partita equilibratissima, però bisogna riconoscerlo, le due vere occasioni da gol per gli Stati Uniti. Appena avremo un attimo di fiato, di respiro, sì, cederemo la linea a Carlo Paris per avere qualche impressione dalla sua postazione. Seguiamo ancora questa azione da parte di Olsen, Pantanetti lo disturba, Olsen deve arretrare, sicuramente il giocatore di maggior movimento, di maggior pericolosità per gli statunitensi. Matis, caparbio, mantiene questo pallone, lo serve a Wolf, Wolf vince un rimpallo, Zeoli di testa, Martorella, Martorella tiene il pallone, lo pulisce, esce fuori Califano, difficile controllare questo pallone, Califano però si destreggia, guadagna un fallo laterale. Carlo, le tue impressioni da bordo campo? Penso che questa volta oggi dovrà fumare il doppio delle sigarette, oggi il nostro commissario tecnico molto nervoso, lo aveva detto già prima che questa squadra è veramente forte. Tra l'altro, non lo vedono tra l'altro dalla regia perché è sempre in piedi, lo cercano in panchina. Tra l'altro ha detto che è stata l'unica squadra che lui ha mandato a vedere prima, la vigilia. Ah, quindi ecco, ha un po' cambiato le sue abitudini. Tra l'altro si sta raccomandando con i suoi difensori, in particolare con Oddo, la marcatura del numero 7 Torres, uomo veramente molto pericoloso. Tra le altre cose chiede al suo centrocampo di servire palle, in particolare a Califano, basse e di non alzare appunto il pallone. Intanto Ulivi ha recuperato pallone sulla destra, ha un po' di spazio a sua disposizione per avanzare, va a raddoppio Milana, gli porta via un uomo, Ulivi molto lungo, Califano e chiude in corner Olsen. Dicevamo come Olsen sia il centrocampista di destra che aiuta i tre difensori a chiudere, così come fa il suo collega, compagno di squadra dalla parte opposta a sinistra, Gregor. Corre molto questo Olsen.
segna molto. Andrisani, esatto, Andrisani. Andrisani, cross di Andrisani lungo, Califano di testa! Trema la porta, ma... Porter, fin di palo, buona. Sì, abbiamo visto proprio la porta muoversi. E vediamolo ancora questo la colpo di testa. Spallata del portiere. Come al solito, palo. Scelta di tempo perfetta di Califano che non è altissimo, ma con la testa ci sa davvero fare. L'Italia avanza, l'Italia si avvicina alla porta statunitense. 18-0. Dalla bandierina Luca Ulivi, parabola a girare, ad uscire, il colpo di testa di Ambrosi che riesce a staccare, non riesce però poi ad indirizzare il pallone come avrebbe voluto verso la porta difesa da Jordan. Comunque, mentre rivediamo ancora questa iniziativa azzurra in avanti, c'era Ambrosi, anche Milano. C'era anche Milano, Ambrosi lo ha anticipato. Buona la sua elevazione, un po' meno la mira. Comunque partita che sta salendo di ritmo. È nemmeno 20 minuti, più piacevole, parecchie sì. emozioni. Parecchie emozioni, è una partita che si annuncia, diciamo ancora una volta, molto equilibrata, molto difficile per la formazione azzurra. Si annuncia e si conferma, possiamo dirlo, perché si sta confermando tale. Ancora Stati Uniti in avanti, il colpo di testa di Gorini, Pantanetti, Zeoli per l'Italia, Martorella, applausi per questo disimpegno degli italiani. Martorella in mezzo, l'inserimento da parte di Ulivi, si chiude però bene la retroguardia statunitense con Ciulis, poi ancora Pantanetti a mettere questo pallone in fallo laterale, si riprenderà con la rimessa con le mani da parte di Vermiglion. E direi, Alessandro, che proprio questi inserimenti che detta Ulivi, che sono stati spesso importanti soprattutto nelle prime due partite degli azzurri, anche nella partita finale, quella con la formazione britannica nella terza giornata del girone eliminatorio, direi che questi inserimenti di Ulivi e anche di Martorella possono essere una chiave vincente per gli azzurri. Ulivi fin qui due gol, Martorella ha qualche occasione mancata di un soffio, soprattutto con i tiri da fuori, cerca molto, li fa cercare molto Berrettini. Attenzione, Kochau sulla sinistra, ancora la replica statunitense, Gorini, anzi Milana a chiudere su Porter. Ancora Kochau, sostengono i difensori dell'azione offensiva statunitense, il destro di Matis, alto, molto alto sopra la traversa. Carlo, quanta gente ci sarà sugli spalti? Mi dicevano attorno alle 9.000-9.500 persone, ma stanno ancora arrivando altri spettatori, dovremmo arrivare entro breve ai 10.000 spettatori. Eh sì, ricordiamo che il velodromo Borsellino, tra l'altro di nuova costruzione, può contenere 12.000 persone a sedere, però ne vediamo parecchie in piedi quasi a bordo pista, altre in piedi dietro le curve, che non ci sono gli spalti, ma ci sono delle ringhiere dove si può vedere la partita. E dunque, continuando così, direi che alla fine del primo tempo ai 12.000 comunque ci dovremmo avvicinare, ma probabilmente si possono anche superare. Comunque non sono pronostici importanti, l'importante è seguire la partita, che riprende adesso Andrisani. Calcio di punizione, sì, in favore dell'Italia. Martorella, largo per Zeoli, Califano messo a terra, si prosegue forse, anzi no, gioco fermo, calcio di punizione in favore dell'Italia. Italia che sta spingendo con maggiore insistenza sulla fascia sinistra, combinazioni sull'asse Zeoli, Martorella, Califano in appoggio piuttosto che non sulla fascia destra. E dove Milana comunque deve controllare Torres, che non è un compito facile, no. Sì, ora che Olsen ha un po' arretrato il suo raggio d'azione, c'è maggior libertà per Zeoli, l'Italia ne sta approfittando. Calcio di punizione quando siamo al 21esimo minuto del primo tempo. Martorella, palla in area, sfiora di testa Massimo Oddo, no, Zeoli che si è lo stesso Zeoli, esattamente. Michele Zeoli si era portato questa volta in posizione centrale, ha colpito di testa, pallone a lato della porta difesa da Jordan, numero 18, portiere degli Stati Uniti, che si appresta a questo rinvio. Matthew Jordan, 21 anni, e ricordiamo ancora una volta la giovane età media della formazione statunitense, che proprio nei quarti di finale contro l'Irlanda ha impressionato per la sua tenuta atletica fino al 90esimo, tutti a correre con molta efficacia, 5 gol contro 0 subiti. Del resto buona anche la difesa italiana, ricordiamo fino a questo momento 8 fatti e 1 subito azzurra, 8 gol fatti esattamente, ad appena un gol subito contro la Gran Bretagna. Calcio di punizione, il gioco è ancora fermo e sono adesso gli Stati Uniti che possono tentare di impostare una nuova iniziativa in avanti. Calcio di punizione da ripetere, affidato al numero 5 Kochau per Cullen. E riprende il gioco con gli Stati Uniti sulla propria tre quarti. L'Italia è avanzata un po', soprattutto dopo aver corso due seri rischi. Sempre bravo però Zancope ad evitare il gol, evitare che la propria porta venisse violata dall'incursione di Torres prima e di Matis poi. Però gli Stati Uniti ci sono, buono manovra d'aggiramento, Vermiglion però sbaglia tutto, palla tra le mani di Zancope.
che rimette velocemente oltre la metà campo, dove lotta Califano con Vermiglion. Palla che però viene ripulita da Matis. Ecco Olsen. Vermiglion, pressione da parte di Califano, palla lunga, Oddo. Ci ha detto Paris, Oddo deve tenere d'occhio Torres, perché è pericoloso. Guarda Torres, qui c'è gioco pericoloso, sì sì, da parte. Infatti ha sbandierato il guardalinee, ma si può proseguire per il vantaggio. Dunque l'Italia gioca a zona in difesa, ma evidentemente Oddo deve tenere un occhio di riguardo nei confronti di Torres, più temibile con Olsen, dei trequartisti, chiamiamoli così, attaccanti nascosti statunitensi. Il pallone al centro per Ambrosi, deve uscire con i piedi Jordan. Milano è molto più alto di Torres e si vede. Ulivi non ha compagni da servire, deve fermarsi giustamente, serve proprio Milana. Milano ancora per Ulivi, la pressione dei centrocampisti statunitensi, trova con astuzia direi questo fallo Ulivi. Carlo, che cosa sta dicendo Berrettini? Lo vediamo agitarsi come al solito, sì, davanti alla panchina. Si sta appunto consultando con il suo preparatore atletico Renato Scarpino, il quale dà indicazione a quello che ha visto tra l'altro gli Stati Uniti, e sta dicendo appunto che gli Stati Uniti sono atleticamente veramente molto molto forti. Questo lo vediamo anche noi, e se lo dice il preparatore atletico ci possiamo credere. Ancora Stati Uniti in avanti. Cullen, palla a terra, ritmo leggermente calato rispetto a qualche fiammata di qualche minuto fa. Vermiglion largo sulla destra, Martorella gli si fa incontro, Vermiglion tenta di servire in avanti Wolf, poi alla meglio la difesa italiana. Gorini lascia che il pallone si avvii lentamente tra i piedi di Zancope, da questi a Massimo Oddo, ricordiamolo ancora una volta. Pressing molto alto degli statunitensi. Sì, pressing degli statunitensi non molto asfissiante, comunque alto come dicevi tu. Diciamo figlio di Francesco Oddo. Sì, diciamo Massimo Oddo, figlio di Francesco Oddo, ex tecnico della Reggiana. Milana di testa. Torres si inserisce tra i due, tenta il colpo di tacco, ancora bravo Manuel Milana a chiudere. Applausi per lui, che può ripartire con Luca Ulivi. Fascia destra, si accentra Califano, cerca di ricevere questo pallone, non ci riesce. Martorella, ancora Italia in avanti, Andrisani poi tenta la conclusione da fuori, bello il suo destro, non si fa sorprendere Jordan. Applausi per l'Italia, sigarette per Paolo Berrettini, si liscia i baffi piuttosto pensieroso. E comunque l'Italia sta un po' scuotendosi da qualche difficoltà iniziale e sta spingendo con maggior convinzione adesso in avanti, anche se non è facile trovare spazi nella retroguardia statunitense. Stati Uniti che manovrano adesso con Kouchou, e questi cinque centrocampisti, Alessandro, stanno mettendo in difficoltà i quattro azzurri. Califano per poco non soffia il pallone a Chulis. Diciamo questo uomo in più a centrocampo sicuramente infastidisce la linea mediana azzurra, linea mediana azzurra che è stata la chiave in qualche maniera dei successi offensivi della nostra nazionale. La difesa è andata bene per conto suo, se vogliamo, però dal centrocampo azzurro, soprattutto dai piedi di Andrisani e dalla fantasia di Martorella e dagli inserimenti di Ulivi, sono nate le migliori opportunità, anche molti dei gol azzurri. Ulivi deve stare molto attento invece ai due centrocampisti che ha dalle sue parti, si sta sfiancando in un lavoro di contenimento che non gli è caratteristico, se vogliamo. Caratteristiche invece sono le sgroppate di Milana, che si ripropone e ripropone adesso il passaggio Ulivi, che può liberare la propria falcata, libera il proprio destro, che però è preda del portiere greco. Carlo Paris. Si fuma molto nell'altra panchina, naturalmente si masticano a chewing gum gomme americane. Il nostro commissario tecnico è preoccupato per il numero 7 Torres, il commissario tecnico statunitense è preoccupato per Martorella, sta dicendo sessione Califano, Califano ancora un errore questa volta da parte di Cullen, però recupera bene, ha chiuso con molta prontezza. Stava dicendo ai suoi, il numero 15 ha un tiro molto forte, attenti. Numero 15 appunto Antonio Martorella, che prende il pallone in questo momento, lo lascia a Pantanetti e questi a Zeoli, piatto sinistro, c'è forse un tocco di mano da parte di Olsen, il direttore di gara fa proseguire, il direttore di gara è il brasiliano Bozzano. Gorini, qualche rischio, poi questa finezza da parte del numero 13 Porter, per fortuna serve però Michele Andrisani, da questi ancora Martorella, si sgancia Zeoli sulla fascia, riceve, al centro ci sono Ambrosi e Califano, subito chiuso Zeoli, difficile passare, si chiude molto bene il centrocampo statunitense. Berrettini ancora a dare ordine ai suoi,
una partita a scacchi davvero quella di oggi, ogni mossa è importante, una difficile partita a scacchi, sì. E poi ricordiamo c'è in palio una finale e non è poco. Ancora Martorella per l'Italia, Califano si gira bene, cerca di servire un compagno, c'è poi il solito Martorella con il sinistro questa volta, pallone alto, si dispera il numero 15 della formazione azzurra, si era creato un buon varco per lui, peccato, ma sottolineiamo ancora una volta come stia crescendo questa Italia negli ultimi minuti, mentre lì vediamo la conclusione di Martorella, certo pallone colpito non ottimamente, ma sta prendendo un po' le misure la squadra avversaria, no? Sì Alessandro, però direi che gli Stati Uniti hanno preso bene, soprattutto loro, le misure agli azzurri, soprattutto bloccando i rifornimenti dalle fasce di Zeoli e Milana con Torres e Olsen, che offendono e difendono, soprattutto costringono molto arretrati i nostri due terzini, le nostre frecce, l'abbiamo detto spesso e volentieri nel corso di queste telecronache. Va via Martorella, l'1-2 richiesto a Califano, Martorella può entrare in aria, Martorella! Davvero troppo centrale, splendida azione, e con i pugni il portiere Jordan può spazzare il pericolo in corner. Peccato, questa era una bella occasione, peccato il tiro troppo centrale da Martorella. Di Martorella dicevamo quanto gli inserimenti con fantasia di Martorella, con prepotenza di Ulivi, potessero creare problemi alla retroguardia statunitense. Martorella ci ha provato due volte di seguito, questa la migliore occasione per gli azzurri fin qui. Trentesimo quasi di gioco, il corner, esce con i pugni Jordan, Zeoli perde il pallone, Ulivi può contrastare l'avversario, attenzione al contropiede statunitense, capisce tutto Pantanetti, rimette dove c'è Ambrosi, ancora Gorini, il fallo su Gorini, c'è la punizione, un fallo cercato da parte del nostro difensore, si sta scaldando centrale. Qui vediamo, vedete come Gorini, nonostante il tentativo di Vermiglio di non fare fallo, abbia capito che rimediare il fallo in quel momento era la migliore cosa da fare, ed ora questa è una buona opportunità per gli azzurri. Intanto ci arriva notizia che a Trapani la semifinale, se la comunicazione è stata corretta, se l'abbiamo capito, la semifinale tra Corea e Ucraina si disputerà alle 20:15 e non alle 17:00, dunque difficilmente l'Italia potremmo dare aggiornamenti in tempo reale, sempre che l'Italia riesca a superare gli Stati Uniti. Vediamo la punizione, probabilmente dicevamo si sta scaldando il pubblico qui al Paolo Borsellino, Otto, per un'Italia che sta spingendo con più convinzione. Il destro di Otto, Martorella non può controllare, può riprendere però il pallone Martorella, ancora la palla dentro, difesa che spazza, insiste l'Italia con Milana che tocca il pallone con il braccio, se ne avvede guardaline, lo segnala all'arbitro Bozzano, il brasiliano, e si riprende con un giusto calcio di punizione a favore degli Stati Uniti. Carlo, tu non sei braccato dal quarto uomo come contro l'Olanda, puoi avvicinare Berrettini? Aspettate un attimo. Va bene, ok. Sì, del resto è una partita importantissima, una partita difficile, delicata, capiamo anche la tensione di Paolo Berrettini, sempre molto disponibile ai nostri microfoni, ma comprendiamo che oggi vuole anche essere molto concentrato su questa gara e c'è bisogno di esserlo. Anche perché, voglio dire, oltre ad essere una gara importante, è una gara difficile, sicuramente fino adesso la più difficile per gli azzurri. Si dice, beh, chi arriva in semifinale è forte, beh, gli statunitensi stanno mostrando di essere una selezione davvero difficile da affrontare. Vermiglion, il pressing di Martorella che gli soffia il pallone, purtroppo per la sua disperazione l'abbiamo vista, intravista. Pallone finisce in fallo laterale, comunque Italia più convincente rispetto al primo quarto d'ora. Senza dubbio, l'Italia che sta crescendo e sta trovando le contromisure dopo che però gli statunitensi li hanno trovati a loro. Cioè, direi che l'inizio migliore degli statunitensi è perché c'era quel famoso uomo in più a centrocampo e quei due famosi stantuffi laterali che fermavano i nostri Milana e Zeoli. La panchina statunitense, dicevamo chewing gum. Beh, le due occasioni degli Stati Uniti nei primi minuti, occasioni pericolosissime, bravo Zancope, ha risposto questa occasione altrettanto ghiotta sul destro di Antonio Martorella, quindi comunque un'Italia che ha reso pan per focaccia, attenzione però adesso ancora difesa azzurra impegnata, si libera bene poi però con il destro di Gorini, Martorella imposta il contropiede dell'Italia, scende Andrisani, c'è Zeoli a sinistra, si appresta al cross, invece palla bassa per Califano in area, ancora il tentativo di Zeoli di riuscire a mettere al centro questo pallone, si chiude la difesa degli Stati Uniti, Zeoli poi pretende forse un po' troppo, si porta il pallone oltre la linea laterale, comunque
si vede come l'Italia stia prendendo anche un po' più di coraggio rispetto ad un inizio nel quale magari è rimasta un po' sorpresa da questo schieramento statunitense. 32esimo del primo tempo, mentre le telecamere di Anna Cristina Giustiniani in regia inquadrano la panchina statunitense con il coach John Ellinger. 32esimo minuto, dicevamo 0-0 qui al velodromo Paolo Borsellino, semifinale del torneo di calcio delle universiadi tra Italia e Stati Uniti. Stati Uniti che vengono in avanti con Gregor, palla al centro, Olsen per fortuna degli italiani. Vedeva un po' troppo, Sì, ma chissà, forse voleva essere un tiro cross, un tentativo anche di servire un compagno. Sei un po' buono, eh? E vabbè, cerchiamo di giustificarlo. Del resto, un uomo che ha segnato 6 gol fino a questo momento. Dici che può merita tutto il rispetto, tutte le cautele del caso. Sale l'incitamento del pubblico. Meritano appunto l'incitamento del pubblico. Abbiamo superato i 33 minuti di gioco nel primo tempo. Italia 0, Stati Uniti 0. Partita che non è avara di emozioni. Ulivi per Califano sulla destra. In profondità Ambrosi, Califano all'uno contro uno contro Chulis. Sostegno di Milana che viene cercato ma non trovato di un soffio da Califano. Matis, però il pallone è lungo per Gregor, fallo laterale per gli azzurri. Gregor tocca il capitano statunitense il ginocchio. Califano anche fisicamente resiste molto bene. Otto gira per Pantanetti, c'è il pressing su di lui, giustamente serve Gorini dietro, allarga a Zeoli, un po' più di spazio in questi ultimi minuti per Zeoli, però passa male il pallone a Califano. Davvero macinatori di chilometri questi statunitensi, riescono a chiudere a centrocampo, a riproporsi in avanti, a tentare il pressing e poi a dare addirittura man forte a una difesa a 3 che però si trasforma molto presto in difesa a 5. Fino a questo momento viene confermata proprio la grande condizione atletica statunitense. Però recupera il pallone d'Italia. Sarà in grado di tenere testa a questo ritmo e poi soprattutto anche se gli Stati Uniti riusciranno a reggere questo ritmo fino alla fine, cosa che ci dicono sono riusciti a fare contro l'Irlanda, ma ci auguriamo che l'Italia sia un avversario più difficile. Tanto si sta scaldando il numero 15, Brian West, 19enne, un altro giovanissimo della formazione di John Ellinger. Cullen attaccato da Pantanetti con successo, Pantanetti, Califano, c'è Luca Ulivi sulla destra, Califano preferisce concludere, buono il suo sinistro però centrale, non si fa sorprendere. Non ha visto Ulivi sulla destra purtroppo Califano. Non l'ha visto o si è fatto comunque prendere dall'istinto del bomber numero 9 Gianni Califano, con il sinistro ha tentato magari di ingannare Jordan proprio tirando in una posizione in cui invece era forse più naturale, più facile aspettarsi il passaggio per Ulivi. Così non è stato, si resta sullo 0-0. Intanto Carlo Paris ci sembra chiedere la linea di bordo campo. Matis, seguiamo però questa iniziativa indietro, Zeoli sarà corner, aspettiamo ancora dare un attimo la linea a Carlo Paris che vedo vicino a Berrettini. Ma Berrettini, 20 veloce, minuti di Carlo. Paura, di tensione, adesso l'Italia sta un po' di uscendo. Stiamo riuscendo a giocare un po' meglio adesso, abbiamo sofferto molto il press iniziale, loro fanno molto bene, pressano tanto, non ci fanno giocare, partita molto difficile. Carlo, andiamo al corner, ecco, Carlo, andiamo al corner, un attimo al corner, certo. Statunitense, Zeoli, però il pallone ancora sui piedi di Gregor, sarà ancora cross per gli Stati Uniti, stacca bene ma non colpisce con potenza Vermillion. Carlo, se vuoi puoi continuare con Berrettini. No, non posso perché il quarto uomo ti ha fermato. Mi ha fermato anche perché stiamo diciamo contravenendo un po' al regolamento. L'elasticità di queste persone comunque ci permette di poter parlare con il direttore tecnico. Ma grazie. Perché la voce di Berrettini ci sembra tarata su interventi da 10-20 secondi, dopodiché veramente dire afono è poco, insomma. Non ce la fa a parlare. Sì, conviene non sfruttarlo troppo, se vogliamo ancora sentirlo a fine partita poi. No, magari se vogliamo che lo sentano i giocatori, che forse è più importante. Forse anche più importante, anzi, sicuramente. Vedete come Olsen chiuda a centrocampo, diciamo, quanto aiuti la propria difesa 3. Intanto per l'arbitro non c'è fallo di mano da parte di Matis, la penetrazione di Matis, un rimpallo, allora tra le mani di Zancopec che forse rimetterà velocemente, no, perché non trova compagni pronti davanti eventualmente a raccogliere il proprio servizio di piede. Milana dovrà andare lungo il pallone per Ambrosi, il controllo di Ambrosi, subisce fallo, si riprende con la punizione azzurra. Ambrosi contrastato anche da Gregor, voleva rimettere il gioco velocemente, quasi 38 minuti del primo tempo, mentre direi che sono più di 10.000 persone qui sugli spalti del velodromo Borsellino di Palermo per tifare Italia. Dicevamo quasi 38 minuti, Italia 0, Stati Uniti 0. Califano non riesce a controllare,
chiuso da Ciulis, poi si ripropone, guardate Olsen dov'è, Olsen è l'uomo che ha segnato 6 reti, fa capire quanto sia importante il suo apporto sia a centrocampo sia in attacco ma anche in difesa, è proprio lui che pressa su Martorella, Martorella per Zeoli, detta il passaggio Ambrosi, controlla Ambrosi, si gira bene, due su di lui, perde il pallone, può riproporre l'azione d'attacco statunitense Cullen, si distende bene gli Stati Uniti, la formazione statunitense quando c'è da riproporre, da ripartire dalla propria fase difensiva, squadra molto molto ben organizzata, non ci pensiamo su troppo a dire che sicuramente la formazione più difficile affrontata fino adesso dagli azzurri, non tanto perché sono costretti gli azzurri ancora sullo 0-0 ed hanno anche rischiato, ma perché direi davvero a livello di organizzazione di gioco questi Stati Uniti si fanno davvero apprezzare. Milana di testa per il resto Zanco. Per tradizione gli americani hanno proprio una particolare predisposizione alla tattica, il football americano, sport nazionale o quasi insieme al baseball negli Stati Uniti, è proprio anche uno sport dove anche il basket per carità, sì, forse leggermente dietro, ma insomma non è il caso adesso di fare classifica, comunque il sport dove proprio l'impostazione tattica è fondamentale. E quindi Stati Uniti che si stanno confermando proprio in linea con questa tradizione, tatticamente molto molto ben disposti in campo. E tra l'altro Alessandro, stanno ancora imparando gli statunitensi, non hanno ancora dei grandi giocatori da opporre magari per fortuna alle nazionali dell'Italia più forti e degli avversari che più tradizionalmente giocano a calcio, quindi vanno sulla tattica. Attenzione Zeoli, lasciato solo, atteso troppo, atteso rimbalzo, a far rimbalzare il pallone, pallone che è schizzato sull'erba, lo vedi, ha fatto il gesto, mi ha schizzato, forse doveva andare incontro al pallone, magari tentare un controllo se proprio voleva controllarla di controbalzo, tant'è che il pallone è sfilato sul fondo, aveva visto bene Andrisani, quasi 40 minuti di gioco nel primo tempo mentre Jordan rimette il pallone dal fondo, il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0, Oddo su Matis, Zeoli che ha recuperato la propria posizione, Califano di testa, Ambrosi ancora di testa, si lotta ancora Ambrosi, Martorella si ferma giustamente, Califano ancora Martorella, Ciulis, Martorella premerlo per costringerlo magari a fallo laterale, così è, Italia che preme, mancano 5 minuti adesso alla fine del primo tempo, partita decisamente equilibrata, partita che costa parecchie sigarette come al solito a Berrettini, Zeoli ancora per Martorella, Martorella l'uno contro uno fermato dall'onnipresente Olsen. Gli Stati Uniti che ripartono con Torres, ma molto molto efficace questo pressing a centrocampo da parte azzurra, Massimo Oddo subito in avanti, lo stop di petto di Ambrosi, anzi il tentativo di servire Ulivi, non si chiude questa trama offensiva italiana, ma ancora Michele Zeoli a portare avanti il pallone sulla fascia sinistra, Ambrosi si gira, tutto molto bene da parte del numero 7 italiano, la conclusione di destro ribattuta, applausi per lui. E poi può uscire la formazione statunitense con Kochau per Porter, sta varcando con meno frequenza il centrocampo italiano la formazione di John Ellinger, segno che la squadra di Berrettini sta riuscendo un po' a contenere queste iniziative americane in avanti, vedete anche in questo caso la difficoltà proprio di trovare spazio. Attenzione, ci sono nuovi azzurri, Califano in buona posizione, Califano sulla destra, arriva anche Gorini da dietro, Califano tiene il pallone, il sinistro di Califano sopra la traversa. Anche in questo caso forse un po' egoista. Di egoismo da parte di Gianni Califano, c'era Ambrosi, ecco, forse riusciamo anche a vederlo, vediamo Califano che si accentra, finta e cross, poi si porta la palla sì, sul sinistro, c'era Ambrosi solissimo sulla sinistra, eccolo, lo vedete, accanto al palo più lontano della porta difesa da Jordan, Califano non lo ha visto, forse lo ha ignorato, chissà. Ha tentato la conclusione personale, una conclusione alta, comunque l'Italia sta spingendo di più, Berrettini in piedi, sguardo sempre teso ma forse un po' meno preoccupato rispetto ai primi 20 minuti, davvero di grande difficoltà da parte azzurra. Italia che manovra ancora, il possesso di palla azzurro sta certamente crescendo in questi ultimi minuti. Zeoli in avanti, il lancio era per Ambrosi, pescato sì, fuori gioco, anche se il pallone era comunque in possesso della formazione avversaria, ancora Paolo Berrettini. Ancora indicazione suoi, ancora sigaretta, inutile ripeterlo ogni volta. Martorella, dottor Martorella, di coprire leggermente più a centrocampo quando avanzano gli statunitensi. Adesso Martorella va a premere. Sì, ha tentato, ha accennato questo pressing Martorella, poi ha arretrato di qualche metro il suo raggio d'azione, aiutato da Ambrosi. Ecco il pressing azzurro. Olsen sulla fascia, attaccato subito da Pantanetti. Adesso sono gli statunitensi ad essere attaccati immediatamente dai nostri ragazzi.
quando sono in possesso di palla. Matis in profondità, Torres si alza la bandierina del guardaline, protesta la panchina statunitense, sa che si possa rivedere questo fuorigioco. Comunque sul filo dei centimetri, sul filo dei centimetri si è alzata la bandierina di Boscarino, siracusano della sezione di Monza. Davvero millimetrico il fuorigioco visto da Boscarino, meglio per noi comunque. Era un buono schema, Detta il passaggio sulla destra e lo riceve da Andrisani. Milana, si sganciano di più adesso i nostri terzini. Milana, c'è Gregor davanti a lui, il cross non passa. Coccio sbaglia, Milana, il sinistro di Milana, a fil di palo. Fuori gran diagonale di Milana, impassibile in panchina Hellinger. Mani sul collo per Manuel Milana. C'è stata forse sinistro. Una deviazione, Marco. Eh sì. Sinistro deviato. Eh sì. Si riprenderà quindi con un corner in favore della squadra azzurra e sale il grido Italia quando si manca un minuto e mezzo alla fine dei 45 regolamentari. L'uscita da parte di Jordan, la conclusione di Ulivi, la porta è vuota, meglio c'erano sì tre difensori statunitensi ma non c'era il portiere, beh, non proprio vuota, comunque Ulivi ha tentato, sì, piena di giocatori tranne il portiere. Ecco, abbiamo rivisto la conclusione di Luca Ulivi, il sinistro, non il suo piede preferito. Ancora telecamere sul tecnico statunitense. Linea Carlo Paris a bordo campo. Sì, stavate dicendo impassibile, freddo il tecnico statunitense. Invece poco fa si è agitato molto in occasione di quel presunto fuorigioco. Se l'è presa sia con il quarto uomo che gli ha risposto in perfetto inglese, sia con il guardaline che invece in dialetto siciliano gli ha detto stai calmo, stia molto calmo. Attenzione, sta per estrarre un cartellino giallo Bozzano. Intanto sono gli azzurri che si scatta, attenzione, è rosso il cartellino per Wolf e c'è il rischio di rissa. Intanto inciampano tra di loro gli azzurri, sta estraendo cartellino, altro cartellino rosso anche per un azzurro, forse per Gorini. Beh, non ne capiamo il perché, vediamo che caso. Cosa ha deciso l'arbitro. Sì, si tratta di Gorini, perché mi è sembrato nella mischia di che tentasse anche lui un intervento poco sportivo. Sì, ma ci è sembrato che Califano lo avesse stoppato in tempo. E vediamo adesso, probabilmente la regia ci proporrà il replay. Intanto c'è a terra, sono tre giocatori azzurri a terra, c'è Otto che parla con l'arbitro Bozzano. La nostra impressione era che Califano... Mi sembra che stia uscendo Matis, espulso il regista Matis, che lascia il campo. Vediamo se ci sarà anche qualche altro espulso. A me è sembrato che abbia espulso anche Gorini, ma speriamo onestamente di no. C'è anche un ammonito e si tratta di Porter. Situazione piuttosto confusa perché... e ci sono i giocatori azzurri in panchina che stanno dicendo al quarto uomo che deve uscire qualcuno. Carlo, certo, illuminaci. Certamente c'era un espulso, al momento non posso dirvi di chi si tratta, ma c'era un espulso per gli statunitensi, un cartellino rosso. Intanto c'è Gorini che c'ha in panchina. Sono stati i nostri a riferirlo al quarto uomo e al guardaline. In effetti adesso aspettiamo di vedere cosa accadrà. E in ogni caso ci stanno provando, ci stanno provando, perché in effetti adesso mi trovo vicino alla panchina statunitense, sono ammutoliti, ma in realtà c'è stato un cartellino rosso. Eh sì, il primo cartellino rosso invece... sicuramente per gli statunitensi. Carlo, tieni tu la linea per darci un po' di luce. Certamente, i nostri giocatori, io vedo Zeoli che sta cercando di far tradurre a qualcuno. L'arbitro brasiliano dice no, assolutamente no, ma vi posso garantire poi ci sono delle immagini. C'era un cartellino, ma anche rosso. Noi dalla tribuna abbiamo visto esattamente c'era il cartellino rosso. Aspetta, Carlo, sei lì, ancora cerca di capire. Sì. Berrettini, c'è stato un cartellino rosso per gli americani, che è successo? Il 13 non è voluto uscire. Il 13 non è voluto uscire, dice Berrettini. Si tratta di una cosa Porter. Veramente sì, ma molto, non è che si molto tratta strana, di... non è che uno può uscire. Non è che uno vuole uscire, vuole, neanche vuole. Gorini probabilmente. È ancora bene uscire. In campo, tra l'altro, il numero 13 Porter. C'è il quarto uomo con l'arbitro. Ma c'era il numero 13 che è stato espulso. C'è stato un cartellino rosso. C'è stato un cartellino rosso. E il primo cartellino rosso è stato per i statunitensi. Mi dicono di allontanarmi, giustamente. Mi dicono di allontanarmi, giusto? Sto domandando a persone che forse possono dirmi qualcosa da parte dei giudici. C'è stato un cartellino rosso, lo abbiamo visto tutti. Tra l'altro qui vicino c'è anche Berrettini che è arrivato. E è un
una situazione veramente paradossale, paradossale, veramente grottesca. Adesso sta uscendo un altro giocatore, Vermiglio sta uscendo. Qui potrebbe esserci, non so se ci sono, poi dopo cercheremo di ricostruire magari nell'intervallo quello che è successo. È Vermiglio che lascia il campo, non Porter. C'è tanto di filmato comunque, sì. Adesso cercherò di capire. È Vermiglio che è uscito comunque. C'è numero poco 12. Da capire. Ma infatti ecco qua, noi stiamo vedendo il rallenti, c'è il cartellino rosso per Gorini, ma prima è stato estratto un cartellino rosso nei confronti di un giocatore statunitense. Abbiamo visto anche Zancoperi prendere Gorini e mi sento tranquillamente di dire che la perdita di Gorini vale molto più di quella di un qualsiasi giocatore statunitense. Edoardo Gorini fino a questo punto era stato uno dei baluardi della difesa azzurra e in questa partita, e incrociando le dita per il proseguo del campionato azzurro qui a allora, Marco, è una perdita pesantissima perché l'espulsione vale anche squalifica. Sì Carlo, il numero 12 allora è stato espulso, il numero 12 è stato espulso. Vi dico francamente che a me non sembrava che fosse lui. Eh no, ma loro hanno giocato stato sul fatto di far espellere un difensore. È chiaro, chiaramente. Probabilmente. Adesso sì, io cercherò di capire anche attraverso un giudice che è qui vicino a me. Non posso naturalmente intervistarlo. Beh, certo, momenti molto confusi, si è accesa una mischia. In effetti il numero 12 era lì in mezzo e potrebbe aver spinto proprio lui, il giocatore italiano Gorini. Poi anche il numero 13 si è avvicinato, poi lì nella confusione, certo, difficile stabilire per chi fosse il cartellino rosso, però noi siamo convinti che proprio il numero 12 potesse essere il colpevole di questa prima spinta. Un po' più perplessi siamo sull'espulsione di Gorini, perché la nostra impressione era che Gorini si è alzato sì per reagire, ma Califano lo avesse quasi placcato prima che Gorini potesse intervenire sull'avversario. Il direttore di gara comunque ha voluto espellere entrambi, adesso sta proprio lasciando il campo il numero 12 Vermiglio. Attenzione, ecco, stiamo vedendo il replay del cartellino rosso, sì, a Vermiglio. Il primo cartellino è indubbiamente per Vermiglio, sembra allucinante come l'arbitro poi se lo possa essere scordato. Dimenticato, davvero incredibile. Chissà che poi non riusciremo anche a ricostruire l'espulsione di Gorini. Intanto credo che sarà Pantanetti ad andare al centro in difesa accanto a Massimo Oddo. Comunque sicuramente più pesante l'espulsione di Gorini per gli azzurri che non quella del numero 12 Vermiglio, che abbiamo visto adesso abbandonare il campo. Abbiamo visto un episodio inedito, un giocatore che non voleva uscire, si è nascosto e l'arbitro che se lo dimentica. Finale infuocato, purtroppo non per motivi di gioco ma per ben altri motivi. E intanto adesso c'è l'intervento pesante da parte di Wolf sulle spalle di Milana. Califano, sono l'intervallo, vanno ancora nell'intervallo, adesso Berrettini dovrà risistemare la propria squadra. Ecco, forse riusciamo a rivedere, aspettiamo, no, ancora perché c'è il corner per gli azzurri, sì, con Martorella. Qui siamo andati oltre il cinquantesimo, ma mancava più o meno un minuto al termine del primo tempo. Corner di Martorella, non esce il portiere, può arrivare il pallone dalle parti di Ulivi. Martorella che detta il passaggio sulla sinistra, Ulivi, buon lavoro per lui. Zeoli fermato con astuzia dal numero 13 Porter, che poi spazia in fallo laterale, chiude in attacco l'Italia con Martorella che lascia come al solito l'incarico di battere con le mani a Zeoli. Tempo è scaduto molto ma c'è da recuperare per quel caos delle due espulsioni. Martorella cerca di far da torre a qualcuno, non trova nessuno, va a premere, palla sul fondo, si rimette con la rimessa in gioco con i piedi da parte del portiere Jordan. Comunque 0-0, un uomo in meno per entrambe. Sì, 10 contro 10, 51esimo del primo tempo, chiaramente ci sarà qualcosa da recuperare, ma in effetti mancava appena un minuto alla conclusione della prima frazione di gara quando è successo tutto quel che è successo. Confusione, davvero momenti incredibili. Momenti... È tutto per un'entrata bruttissima di un giocatore. Una brutta entrata ed è un peccato, fino a quel momento non c'era stata neanche un'ammonizione, poi improvvisamente due espulsioni, eccolo il fischio del direttore di gara, il brasiliano Bozzano, che manda al riposo le due squadre, 0-0, 10 contro 10. E io credo che dovremmo dare rapidamente la linea a Roma perché siamo andati ben oltre il tempo il previsto, a noi consentito, sì. Dunque sentiremo Berrettini alla fine, cioè all'ingresso in campo, magari quando Carlo Paris sarà riuscito a chiarire quello che è successo. La linea a Roma, c'è un po' di pubblicità, poi Sportsera, ancora pubblicità e poi ancora al Borsellino. A voi Roma. Cristina?
Cristina, mi senti? Sono Marco. Pronto? Regia? Regia? Ah, senti, volevo dire, ma le ultime cose mentre io stavo parlando con il giudice, per cavoli miei, non è che sono entrate, no? Ah, no, scusami, ma te lo devo chiedere perché non... No. Perfetto, perfetto, grazie. È meglio, pronto? Pronto? Ah, dicevo, è meglio magari una cosa da ripeterla perché era chiuso che non che si sentono cose che non si dovrebbero sentire. Grazie. Parte per un altro fallo su Ulivi, succede qualcosa che noi in questo momento non vediamo, stiamo ricostruendo assieme a voi l'ammonizione di Porter, poi si accende una mischia, un paio di spinte, Vermillion ha già buttato a terra un giocatore azzurro, lo ha già buttato a terra, vediamo la spinta da parte di Vermillion a un azzurro e per questo costa l'ammonizione, o meglio l'espulsione a Vermillion. Andando avanti poi vediamo Gorini che arriva, ecco l'espulsione a Vermillion. Per l'arbitro non era stato espulso nessuno degli statunitensi, questo è assurdo. Poi succede qualcosa dall'altra parte, arriva un cartellino rosso anche per Gorini con Califano che lo butta a terra e qui Gorini deve aver fatto qualcosa che però non abbiamo visto. Sono, stanno rientrando le squadre in campo, c'è Carlo Paris con uno squalificato che si fratta Parano, Carlo, il quale ha visto dalla tribuna tutto quello che è accaduto, grande nervosismo e molta confusione forse anche tra i direttori di gara e i guardalini. Sì, soprattutto fra di loro, ecco, forse non sono riusciti a tenere in pugno la situazione, hanno fatto un po' di confusione soprattutto loro, peccato perché la partita insomma non era nervosa, i giocatori comunque stavano giocando tranquillamente, quindi un peccato che ci comunque sono... tanto di capello a questi Stati Uniti. Sì, effettivamente sono una buonissima squadra, noi stiamo avendo qualche difficoltà anche se le occasioni, qualche occasione buona l'abbiamo avuta, quindi speriamo sempre bene insomma. Vado a fare una domanda velocemente a Berrettini prima che cominci la partita, soltanto per sapere da lui se la squadra si è tranquillizzata dopo quel caos. E quello che avevo detto all'inizio è la partita si vince di nervi più saldi, dobbiamo pensare soltanto a giocare. Quindi adesso siamo abbastanza tranquilli, è passato un momento difficile. E c'è un cambio. Sì, è uscito Martorella per un equilibrio tattico e quindi... E c'è Zangla, il difensore, c'è Zangla, quindi sì. Giochi anche la carta siciliana. Sì, certo, sempre 4 difesa, 3 centrocampisti e 2 punti. Grazie. Sì, carta siciliana, Cosimo Zangla di Messina, gioca però nel Palermo, quindi quanto mai in casa Cosimo Zangla che finalmente ha l'opportunità di farsi valere di fronte al proprio pubblico, tutto pronto per questo secondo tempo e è nostro anche l'augurio che faceva Battafarano, davvero speriamo che il finale di primo tempo non abbia degli strascichi anche
nella ripresa. Perché... tra l'altro, Alessandro, Stati Uniti e Italia alloggiano nello stesso albergo, sì, nello stesso centro, diciamo, quindi... chiamiamolo villaggio olimpico, villaggio dell'università. Ci sono tantissime squadre l'una con l'altra, ma c'è anche un clima di amicizia. È un club, una specie di club per vacanze. Sì, sì, che però ha accolto. Intanto, sostituzione anche nelle file della formazione statunitense, è entrato con il numero 15 West ed è uscito, se non andiamo errati, il numero 11 Olsen, proprio il capocannoniere. Carlo Paris. Sì, no, stavate parlando del club dove appunto vivono le due squadre. Mi stava dicendo proprio poco fa Battaparano, dice: stasera certo non so se riusciremo a cenare insieme a loro come facciamo tutte quante le sere. Beh, speriamo di sì. Tra l'altro, voi avete un'informazione da dare riguardo alla finale? Eh sì, perché al contrario di quanto c'era arrivato in cuffia, una comunicazione forse abbiamo intuito male noi, non è stata affatto posticipata Corea-Ucraina, perché si è conclusa dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e calci di rigore. La Corea ha vinto 5-3, dunque la Corea è la prima finalista del torneo di calcio. La finale è in programma venerdì sera alle 20. Corea che tra l'altro è detentrice del titolo. Esatto, e si diceva Battaparano, tutte le mattine alle 5:30-6 i coreani si svegliano, vivono proprio sotto alla palazzina italiana, si svegliano, cominciano a battere le mani, fare qualcosa tipo arti marziali. E svegliano anche gli azzurri. E svegliano anche gli azzurri. Comunque speriamo di incontrarli. Che non sia una tattica. Comunque adesso vedremo come Berrettini avrà disposto la propria formazione. Lui ci diceva 4-3-2, sicuramente delle due punte Ambrosi e Califano. Califano darà, come già ho accaduto in occasione della partita contro l'Iran quando fu espulso al 30° del primo tempo lo stesso Battaparano, sicuramente Califano darà una mano al centrocampo. Vi ricordo la formula di queste semifinali, che vale anche, valsa anche per i quarti: al termine dei 90 minuti, se il risultato sarà di parità, si batteranno direttamente i calci di rigore. Siamo al primo minuto e 10 secondi della ripresa. Adriano Zancoperi mette dal fondo. Il risultato tra Italia e Stati Uniti, entrambe con 10 uomini in campo, è di 0-0. Italia che cerca di penetrare con Ambrosi a rincorrere questo pallone. Buona la guardia però da parte del numero 5 Kochau. Fallo laterale in favore della formazione di Berrettini. Se ne incarica Manuel Milana, tutto inquadrato Gregor, uno di fascia a sinistra della formazione statunitense. Manuel Milana la rimessa in gioco, proprio lui Gregor a toccare questo pallone per Porter, poi senza perdere tempo Matis in avanti per Torres. Attenzione, adesso il numero 13 Zanga costretto al fallo su Wolf, lanciato a rete, lo ha trattenuto vistosamente in maniera palese. Qualche difficoltà per Cosimo Zangla. Beh, certo, è entrato così a freddo, deve entrare in partita, non è facile. Anche un po' sfortunato sul rimpallo, gli stava andando via Wolf in maniera pericolosissima. Ti posso dire che qui ha rischiato anche le sì, dobbiamo dirlo, qui c'era forse il cartellino rosso su Zangla. Wolf era lanciato a rete, lo aveva superato, si stava dirigendo in maniera pericolosissima verso Adriano Zancopè. Zangla lo ha messo giù, non se l'è sentita forse il direttore di gara di complicare ancora più la vita alle squadre in campo estraendo un altro cartellino rosso, ma in questo caso dobbiamo dirlo, dobbiamo essere onesti, probabilmente c'era. E seguiamo questo calcio di punizione per gli Stati Uniti. Intanto il pubblico continua ad affluire qui al velodromo Borsellino. Abbiamo superato ampiamente le 10.000 unità di spalti. Sul pallone numero 6 Matis e il numero 8 Gregor, palla praticamente al limite dell'area, non si batterà di interno Matis, chiede rispetto della distanza da parte degli azzurri. Matis, palla un metro circa sopra la traversa della porta, difesa da Zancopè che si arrabbia con i suoi compagni di squadra. Vediamo come l'Italia riuscirà a risistemarsi in campo. Non è nuova questo 4-3-2, intanto abbiamo visto ripetere la punizione di Matis. Questa punizione ha segnato già un gol all'Irlanda nei quarti di finale. Dicevamo esordio di Cosimo Zangla davanti al proprio pubblico, se vogliamo. Certo, la coppia Oddo Gorini fino adesso aveva fatto, possiamo dirlo, famiglia. Ambrosi in avanti per l'Italia, poi costretto però a servire Pantanetti più arretrato. In avanti Zeoli, Califano, il controllo non è perfetto, Callan gli si fa incontro, il pallone rimane dentro e l'Italia guadagna un calcio di punizione. Quando siamo al terzo minuto della ripresa, una ripresa che ancor più che il primo tempo, mentre rivediamo l'intervento di Callan su Califano, ha guadagnato una bella punizione il capitano azzurro. E c'è un altro cartellino giallo, se non andiamo errati, nei confronti del numero 5 Coccia, o anzi il numero 3 Callen, per proteste. Andiamo a scrivere anche il suo nome nel libro dei cattivi. Sì. Ulivi batte questo calcio di punizione, 5 azzurri in aria, batte teso, è troppo basso però Ulivi. Andrisani recupera, non c'è, non ci può arrivare Oddo.
parte il contropiede statunitense, attenzione sulla destra, sta scappando anche Wolf Torres, velocissimo Torres. Torres c'è solo sulla destra, Wolf non riesce a controllare per fortuna e Zhang la lascia del pallone scorra fino al fallo laterale. Dicevamo, una ripresa che probabilmente ancor più del primo tempo vivrà su delicati equilibri tattici e a questo punto anche psicologici, anche nervosi. Una partita corretta fino al 44esimo, poi con la fiammata improvvisa, due espulsioni, gli animi si sono riscaldati un po' troppo e adesso quindi, oltre alla difficoltà per le due squadre di giocare in 10, anche la necessità di mantenere i nervi saldi, la posta in palio è alta. È la finale. Il clima c'è in palio la finale, non è poco. Quindi una partita davvero ancor più interessante, ancor più emozionante, lo speriamo almeno. Mentre gli Stati Uniti continuano a stazionare nella metà campo italiana, rimessa in gioco affidata al mani di Chulis. Gli Stati Uniti che cercano di far girare il pallone, cercano di far aprire le maglie della difesa italiana. Ancora Chulis, accanto a lui Porter. Chulis preferisce servire invece Wolf per linee centrali. West, nuovo entrato, si alza la bandierina del guardaline, il pallone aveva varcato la linea laterale, si riprenderà con una rimessa con le mani da parte italiana, naturalmente sulla fascia sinistra affidata a Michele Zeoli. E questi a Oddo, rilancio lungo, colpo di testa di Califano tentato, non ha avuto la meglio su Kochau. Intanto credo che si stia scaldando a bordo campo Fanesi, dunque probabilmente Berrettini si sta apprestando a sostituire uno dei due attaccanti azzurri, più probabilmente Ambrosi, perché Califano gli serve molto come aiuto a centrocampo. Intanto Torres guadagna una punizione, una ammonizione per Milano che mi sembra un po' eccessiva. Sta ammonendo molto adesso il direttore di gara, non vuole correre rischi. Ha paura, tra l'altro, sì. Attenzione perché Milano era già ammonito e quindi diffidato, sì. Questa ammonizione che a mio giudizio molto personale non c'era, costa la squalifica a Manuel Milana, dunque perde pezzi importanti la difesa azzurra in vista della prossima partita, che comunque sia sarà una finale o per il terzo, certo, o per l'oro, o per il bronzo o per l'oro. Milana e Gorini non potranno partecipare alla prossima partita. Zancopè, perdite importanti queste per Berrettini, ma davvero importanti. Manuel Milana sulla destra, stantuffo, pronto a proporsi in avanti, pronto a chiudere in difesa. Gorini ormai con Oddo un'intesa che speriamo adesso riescano a ristabilire invece Zangla e lo stesso Oddo. Certo non è facile. Stati Uniti ancora a manovrare con molta calma, ritmo blando in questo inizio di ripresa. Porter, Kochau. Sai, perdere un difensore destro, diciamo così, per una difesa che fa il 3-5-2 è relativamente importante, perché si può trasformare facilmente in un 4-4-2. Al contrario, perdere un difensore centrale, tra l'altro del valore di Gorini, che fa il 4-4-2, è importantissimo. Aveva fatto vedere quanto valeva, se ne sono accorti anche i dirigenti dell'Atletico Catania, che in C1 gli hanno richiesto. Gorini gioca. Tanto duello tra Milana e Gregor, duello che prosegue, poi alla meglio Gregor riesce ad andare via e tenta di andare via anche a Zangla. Forse si allunga un po' troppo il pallone, perde l'attimo per il cross, sempre Zangla, il raddoppio di Milana. Con molta caparbietà Gregor ha difeso questo pallone, ma poi l'ha perso. Alla meglio di Azzurri, alla fine sì, beh, si è dovuto arrendere. Ecco Fanesi, sa per togliersi la cosiddetta fratina. Le tue previsioni di rito, uscirà Califano o Ambrosi? No, Ambrosi, non c'è dubbio. Ah, addirittura non c'è dubbio. No. Carlo Paris. Eh sì, non c'è dubbio, in effetti ho visto il numero 7 nel tabellone luminoso che tra poco il quarto uomo esporrà. Dunque aveva ragione. A questo punto siamo abituati alle sue previsioni. No. Esatto. Alessandro Ambrosi, protagonista con l'Olanda, 3 gol per lui, oggi più in difficoltà in questi spazi stretti. Eccola la sostituzione. Un giocatore che ama. Comunque Alessandro, è una sostituzione logica, diciamo, come Califano possa aiutare. A parte la fascia da capitano che lo responsabilizza, è un po' il leader, il trascinatore di questa squadra, ma Califano sicuramente può aiutare di più il centrocampo che non Ambrosi, dovendo giocare praticamente con una sorta di sola punta di ruolo, deve scegliere o Ambrosi o Fanesi. Ambrosi ha dato molto, ha speso molto nel primo tempo, in questa porzione di secondo tempo, e dunque giusto mettere una forza fresca Fanesi come punta praticamente unica, vera punta di ruolo, con il sostegno di Califano, costretto ad andare un po' avanti e indietro per il campo. Ecco Califano servito dalle mani di Milano, una finezza per Andrisani, ancora il pallone per Ulivi, cerca di girarsi Ulivi, guadagna, un ottimo calcio di punizione
proprio al limite dell'area. Ottima posizione. Ci prepariamo a una ottima occasione da gol per gli azzurri, la posizione centrale, dunque anche qualche difficoltà nel piazzare la barriera per il portiere Jordan. Abbiamo visto il fallo su Livi, perché qui può calciare un sinistro o un destro, e dunque deve scegliere il lato da difendere con la barriera e il lato da difendere di persona il portiere Jordan. Adesso Retini si siede. 7, che è un momento importante, e si siede. Potrebbe essere un buon momento per l'Italia. Allora vediamo chi si piazza per il tiro. Ci sono Ulivi, Andrisani, Califano e Zeoli, c'è anche Pantanetti. Allora vediamo, Ulivi sembra più lui il giocatore incaricato magari di tentare il giro, la potenza eventuale di Andrisani, o il giro di Ulivi o la potenza di Andrisani. Batte Ulivi e salta bene la barriera statunitense, la palla finisce sul fondo e calcio d'angolo. Ancora teniamo la linea prima di cederla a Carlo Paris, che è con Alessandro Ambrosi per seguire questa azione d'attacco dell'Italia. 0-0, decimo minuto della ripresa, semifinale di calcio alla 19esima Università d'Italia in 10, Stati Uniti in 10. Batte Ulivi, destro ad uscire, molti azzurri in area, il portiere Jordan abbranca il pallone, linea Carlo Paris. Con Ambrosi dicevamo che si è spremuto, possiamo dire così, nel primo tempo. Sì, diciamo che abbiamo fatto un lavoro oscuro, perché sono arrivati pochissimi palloni giocabili, non riusciamo a trovare le misure a questa squadra che è molto veloce, i piccoli correvano molto, ci hanno messo un po' in difficoltà, pochi palloni giocabili, comunque abbiamo esercitato, abbiamo fatto il possibile, la palla non sono arrivati molti palloni. Comunque abbiamo cercato di fare il massimo, chiaramente un sacrificio più che altro a livello tattico, però ecco, non siamo riusciti a sbloccare i risultati. Quel che è peggio, ci siamo innervositi quando potevamo sfruttare una superiorità numerica. Ecco, là c'è stato veramente un grande caos. Scusa Carlo, Califano lanciato a rete, recupera su di lui Coccio, molto bene, sventa il pericolo. Scusa ancora Carlo, fallo laterale, ancora te Carlo. Sentito Ambrosi che incitava il suo compagno Califano, e stiamo finendo soltanto perché poi lasciamo la linea a voi. Comunque una partita difficile, ma l'Italia, dopo aver sofferto nei primi 20 minuti, è uscita. Sì, siamo usciti fuori, anche perché io penso che questa è una formazione che ha dalla loro parte solo una grossa freschezza atletica, ma dal punto di vista tecnico e tattico, se noi una volta prese le misure potevamo benissimo sbloccare la gara. Ripeto, se non era per quell'ingenuità, però purtroppo dettato dal nervosismo da parte di Corino, a questo punto potevamo rivolgere la situazione. Vai pure a sederti in panchina, grazie. Comunque mi sento di dissentire con Ambrosi, perché secondo me dal punto di vista tattico gli Stati Uniti non sono messi affatto male. Attenzione a Torres che cerca di sfuggire a Oddo, Torres in aria, Torres, attenzione pericolo, Torres ancora contratto, poi esce Zancopè, sventa il pericolo, ripropone sulla destra, c'è Andrisani a terra, bisogna buttare il pallone fuori, lo fa Ulivi in questo momento. Lo abbiamo detto più volte, la partita più difficile per i ragazzi di Berrettini in questa Universiade contro gli Stati Uniti, sì, forse non molto dotati tecnicamente, ma con una grossa freschezza atletica appunto. Mentre intanto rivediamo l'intervento di Porter su Andrisani, anche Andrisani certo non ha tirato la gamba indietro, ha preso un calcio ma direi involontario da parte del giocatore statunitense, qualche problema di respirazione nonostante il cerotto. Grande grinta da parte di Andrisani, dice capitano azzurro. Sì, in questo caso ci ha rimesso lui, ancora a terra, speriamo comunque che questa barella sia solo precauzionale. Siamo intanto al 12esimo, quasi 13esimo minuto della ripresa, ancora 0-0 al velodromo Paolo Borsellino tra Italia e Stati Uniti, semifinale del torneo di calcio della 19esima Universiade. L'altra partita si è già conclusa, in finale andrà la Corea che ha vinto per 5-3 calci di rigore sull'Ucraina. Intanto ancora Carlo Paris. Sì, soltanto per riferirvi quanto ho visto, stavo dando un'occhiata al taccuino di un collaboratore del commissario tecnico statunitense e sottolineava, diciamo, con le sue scritte un centrocampo italiano lento, slow, diceva lui, anche scritto lui. Riferiscilo a Berrettini magari? Se posso. Esula un po' dai tuoi compiti. Ma no, facciamo squadra in qualche maniera. Tanto Andrisani in piedi, per fortuna sua, dell'Italia, di Berrettini che già ha tanti problemi a questo punto di rimpostare la formazione. Entra in campo Michele Andrisani, numero 4, perno del centrocampo azzurro. Italia che spinge, fallo laterale sulla fascia sinistra, saluto Michele Zeoli, Fanesi si propone in avanti, addirittura due avversari su di lui, tiene in effetti in apprensione Massimiliano Fanesi la difesa avversaria ed è importante proprio per questo il suo ingresso in campo. Lancio lungo l'uscita di Jordan che Califano ci era proposto in avanti nel tentativo di approfittarne.
Stati Uniti, la loro risposta affidata al sinistro di Gregor, poi Andrisani, indietro per Milano, ancora Andrisani, Zangla, pressing da parte del solo Torres, isolato in avanti, stesso problema dell'Italia, lo hanno chiaramente anche gli Stati Uniti, anche loro sono in 10 e anche loro possono concedersi poco in avanti, il solo Torres isolato a tentare di impensierire il duo Zangla-Oddo, per il resto molta attenzione invece a centrocampo, ancora Carlo Paris ci chiede la linea, vediamo questa però, questa iniziativa di Torres in avanti, poi gli cederemo la linea a Torres, ancora lui, ottimo il suo lavoro, grande tecnica da parte del numero 7 statunitense, palla in mezzo, bravo Zancopè, ha tentato il tiro, ha tentato di sorprendere Zancopè sul primo palo, bravo il numero 12 azzurro, linea a te Carlo. Sì, soltanto per domandare al collaboratore di Berrettini, il commissario tecnico statunitense ha scritto che il nostro centrocampo è un po' lento, le sue. Il nostro centrocampo sta trovando le giuste misure, non è lento. Ecco, devo andare via, devo andare via. Il quarto uomo, abbiamo sentito rapidamente la voce di Renato Scarpellino, che è il preparatore atletico degli azzurri, ma è anche colui che prende gli appunti anche assieme a Berrettini durante la partita. Zeoli, d'esterno in area, Cocciao. Non rischia la presa il portiere, fa male perché sicuramente questo non sarebbe stato valutato, passaggio indietro volontario, rischia un po', però riprende l'attacco azzurro con Ulivi, che era meglio su Matis, Califano pulisce il pallone per Milana, attenzione c'è Ulivi in fuorigioco, pallone per Fanesi, cerca di girarsi, chiude bene Ciules, riprende ancora la nazionale italiana, momento dell'Italia. Proprio attacco Andrisani sulla destra. C'è Milani che si propone ancora per il passaggio a Califano, Califano si allunga un po' il pallone, lo perde, ma è ancora Andrisani. Davvero buon momento per l'Italia, ma si chiude bene comunque la nazionale statunitense dietro. Conferma di una buona disciplina tattica dei ragazzi a stelle e strisce. Milana, detta il passaggio ancora Ulivi, Cocciao forza con il braccio, l'arbitro lo vede. Qualcuno chiede l'ammonizione per farlo a mano volontaria, in particolare è Milana che la reclama. E viene ammonito Milana, vale l'espulsione, attenzione! Clamoroso, viene espulso clamoroso. Milana clamoroso, e questo, dai, 9. E questo è un errore da parte dell'arbitro, il brasiliano Bozzano, che ha ammonito 5 minuti fa Milana, lo ammonisce per proteste perché chiede il cartellino, lo abbiamo visto chiedere 100 volte durante tutte queste partite il cartellino da qualsiasi giocatore. Comunque Milana ha commesso, se vogliamo, un'ingenuità onestamente piccola, questo Bozzano. Questa ammonizione se la poteva davvero risparmiare, ed ora l'Italia dovrà giocare mezz'ora in 9 contro 10, perde due difensori, Gorini prima, Milana poi, due ammonizioni nel giro di 5 minuti. Sempre più difficile per la formazione. Guarda di Milana che se ne va, non sa davvero che cosa deve pensare. Ulivi, arriva Oddo, rigore! Rigore, fallo di rigore su Zeoli. Era una partita strana, era una partita molto strana. L'esultanza di Zeoli, speriamo. Attenzione, di rivedere, vediamo certo. Un po' che cosa è successo, vediamo. Colpi se di scena a ripetizione. Calcio di punizione di Ulivi, la spinta su Zeoli, il calcio di rigore per fallo di Porter. Sì, c'è forse tutto. La spinta che c'è cosa stato. È successo nel giro di un minuto? L'espulsione per doppia ammonizione di Milana, che chiedeva un cartellino giallo, e sulla punizione che ne conseguiva il fallo, eccolo qua, di Porter, c'è tutto netto, tra l'altro evitabilissimo, perché su quel pallone Zeoli non sarebbe mai arrivato. Calcio ingenuità di rigore per ingenuità, esatto, per l'Italia, 18° della ripresa, Califano contro Jordan, Califano contro Jordan, seguiamo in silenzio la preparazione di questo calcio di rigore, tutto il pubblico in piedi, momento importantissimo della partita, attesa del fischio di Bozzano. Califano, parte Califano ed è 1-0, 1-0, Italia in vantaggio ancora una volta, come nel rigore con la Gran Bretagna, il pallone va da una parte, il portiere dall'altra, Gianni Califano porta in vantaggio l'Italia e porta il tripudio sugli spalti. Nel momento più difficile per la formazione di Berrettini, nel momento più delicato, l'Italia è riuscita a portarsi in vantaggio, sventolano i tricolori sugli spalti del Borsellino, rivediamo ancora la conclusione con da parte di Califano, che già aveva colpito sul calcio di rigore contro la Gran Bretagna. Eccoli i tricolori inquadrati dalla regia, dicevamo, nel momento più delicato, Italia è rimasta in 9 contro 10, era importantissimo passare in vantaggio proprio in questo momento, e adesso ci sarà da soffrire ancora per 27 minuti in attesa del fischio finale, che potrebbe regalare all'Italia una finale, la possibilità di giocarsi la medaglia d'oro contro la Corea,
infuocato il velodromo Paolo Borsellino. È un'Italia che sta entusiasmando anche nei momenti di difficoltà, riesce comunque a dare emozioni, a regalare soddisfazioni. Italia in vantaggio 1-0, Italia però in 9 contro 10. Adesso probabilmente assisteremo alla rabbiosa reazione da parte della nazionale statunitense. Ancora il contropiede azzurro, Ian Andrisani costretto. Bisogna dosare le forze, sì. Bisogna dosare le forze, Alessandro, perché si è un in meno. Gli statunitensi hanno mostrato delle grandi, una grande tenuta atletica. Berrettini giustamente fuma, non possiamo sicuramente biasimarlo per questo. Il fallo su Michele Zeoli, si prepara un'altra sostituzione, credo che entrerà Fonmei. In questo momento Italia con 4-3-1, Zagla dal centro della difesa si è spostato a destra a prendere il posto dell'espulso Milana. Pantanetti ha lasciato il centrocampo come quell'ultimo minuto del primo tempo ed è centrale in difesa accanto a Oddo. Sulla sinistra c'è Zeoli, poi il centrocampo con Ulivi, Andrisani e Califano, e poi Fanesi solo davanti. Attenzione, la replica statunitense con il numero 15 West. Davvero un lavoro extra, lo dicevamo oggi, per Paolo Berrettini. Già una partita difficile dal punto di vista tattico contro una formazione statunitense piuttosto ostica, piuttosto messa bene in campo, e poi davvero le invenzioni che è costretto a trovare continuamente Paolo Berrettini dopo la prima espulsione di Gorini e poi dopo la seconda di Manuel Milana. Berrettini costretto a dare il meglio di sé, e a questo punto davvero è anche lui un po' come se fosse in campo. È importantissimo il suo apporto, non ci sono solo i ragazzi in campo a dover dare tutto, ma c'è anche la necessità di un Berrettini con la massima lucidità in panchina per non sbagliare una mossa. 9 contro 10, il suo apporto è fondamentale, la sua esperienza, la sua lucidità. Ed ecco Valerio Fonmei che sta per entrare in campo. Potrebbe Valerio Fonmei, centrocampista, ma centrocampista difensivo, potrebbe forse prendere il posto forse proprio di Califano, comunque di un altro centrocampista che magari ha speso tanto, forse Ulivi. Adesso serve davvero contenere, ma non bisogna assolutamente chiudersi. Matis a lottare, Califano stimpa il pallone dai piedi di un avversario, detta anche il passaggio in avanti a Oddo, che invece serve dalla parte opposta. Molto bene Califano, il raddoppio da guardate parte di Zeoli, lo scatto di Zeoli Califano, impressionante sulla fascia. Califano ancora, si accentra anche Fanesi. Califano tiene troppo il pallone, lo perde, ripropone il contropiede degli Stati Uniti. Zangla molto bene di testa, coglie il pallone a Wolf, serve Zancopè, si ripropone invece Ulivi adesso sulla destra. Bisogna rallentare il ritmo perché non si possono disperdere energie. 1-2, Ulivi, Andrisani, Ulivi ancora sulla destra, tiene il pallone Andrisani al centro per Pantanetti, ancora per Oddo, lungo sulla sinistra Califano che ha un po' di spazio da giostrare. Comunque è incredibile questa Italia che continua ad attaccare con questa foga, con un uomo in meno in vantaggio di un gol, eh? Buono il pallone, no, viene fermato da Kochau, poi fallo di mano da parte del numero 4 Chulis, che viene ammonito, anzi viene ammonito per potesse il numero 8 Gregor. È una bolgia il velodromo Borsellino, che direi gremito quasi in ogni ordine di posti, e quei posti a sedere che sono liberi sono liberi perché magari si vede meglio in piedi o in piedi dietro le curve dove non ci sono le tribune, cioè dove non ci sono i posti a sedere. Dunque direi 12.000 spettatori circa al Borsellino a tifare Italia. Calcio di punizione con Andrisani che prende la rincorsa, la botta di Andrisani, palla che finisce sul fondo. Ancora un attimo prima della sostituzione, probabilmente vuole aspettare che il pallone sia in possesso dell'Italia Berrettini per evitare sconvolgimenti dal punto di vista tattico della propria squadra. Comunque lo ripetiamo, non è difficile comprendere l'entusiasmo che sta suscitando questa formazione, una squadra che gioca veramente con il cuore. Un uomo in meno è dell'Italia che continua a spingere, anche se in questo momento è costretta a subire l'iniziativa della formazione statunitense. Intanto ci chiede ancora la linea Carlo Paes. No, soltanto per dirvi che sarà Califano ad uscire. Califano per ha speso molto, ha speso moltissimo Califano. Fonmei più fresco indubbiamente potrà dare un contributo di maggiore energia. Fonmei è anche più predisposto a un certo tipo di azione di contenimento. Attenzione alla penetrazione da parte di Wolf, Zangla ancora la formazione statunitense, largo il pallone per Torres che ci arriverà, c'è Oddo a chiudere su di lui, il cross di Torres pericolosissimo, ancora Zangla di testa per Califano, qualche energia ancora da spendere per il capitano azzurro, tiene il pallone con mestiere, poi Oddo che calcerà lungo,
colpisce il pallone d'esterno, solo riesce a controllare di testa il pallone Fanesi, ci sono due statunitensi prima di lui sulla palla, pallone che arriva dalle parti di Colciao, si ripropone sulla destra alla formazione a stelle e strisce, Fischi sta per entrare, anche un giocatore statunitense, il numero 9 Hauser, che è un difensore, ci dicono, un giocatore più anziano, ha 24 anni della formazione statunitense, chissà se è veramente un difensore. Buon lavoro intanto di Pantanetti, Fanesi solo, tiene bene il pallone, lo serve dove c'è Zeoli che deve arretrare, vicino a lui Califano, ancora Fanesi, il suo lavoro è tenere il pallone, rimediare qualche fallo, qualche calcio di punizione e magari, perché no, pungere, perché no. Pantanetti, c'è solo sulla destra Zangra, addirittura gli olè del pubblico. 1-0 Italia, 25esimo della ripresa, Italia in 9 uomini contro 10, Ulivi, controllo difficoltoso, Fanesi, tiene bene il pallone d'Italia adesso, Califano, contrastato da Cocciao, Zeoli, ancora instancabile, Zeoli, poi fermato, può ancora arrivare sul pallone prima di Matis, no, Matis ripropone ancora gli Stati Uniti, Torres, chiude perfettamente Oddo, non ci si risparmia alcun comunque colo. Incredibile la condizione fisica di Michele Zeoli, impressionante, sta facendo davvero quello che non ci si aspetterebbe da un giocatore che ha disputato praticamente tutte le gare fino a questo momento. Intanto il cambio annunciato nelle file della squadra statunitense, il numero 13 Porter lascerà il posto al numero 9 Hauser. Dicevamo di Zeoli, un giocatore che ha speso sempre tantissimo nel corso di tutte le gare giocate dall'Italia fino a questo momento. Italia con un uomo in meno, Zeoli, che continua ad imperversare sulla fascia sinistra. È lui l'uomo che va in appoggio in difesa, è lui l'uomo che si propone in avanti, è lui l'uomo che va a chiudere a centrocampo, incredibile. A proposito, qui teoricamente sarebbe uscito un centrocampista per un difensore, vedremo se poi questo Hauser è realmente un difensore, anche se vediamo che si mette sulla fascia destra un po' arretrato, dunque probabilmente di questo si tratta, ma probabilmente adesso l'allenatore, il CT Hellinger, avanzerà a punta un centrocampista nel vero senso della parola. Zangla lo chiude, Matis, Zangla gli si aggrappa perché Matis gli aveva fatto vedere un gomito, parole brutte tra i due, ma si ripropone ancora agli Stati Uniti. Ritmo molto elevato, nonostante il fatto che ci siano tre giocatori in meno in campo, due da parte italiana, uno da parte statunitense, la gara non accenna assolutamente a scendere di ritmo, del resto gli Stati Uniti devono dare tutto nel tentativo di pareggiare il conto e l'Italia, ben lungi dal chiudersi in difesa, si sta invece riproponendo con molta energia, con molto vigore, soprattutto con tanto cuore in avanti, certo non a discapito della lucidità, speriamo comunque che i ragazzi di Berrettini riescano a dosare le energie. Tanto la ola sugli spalti del Paolo Borsellino, soprattutto nella tribuna sottostante la nostra postazione. E perché non ci sono le curve, è difficile farla per tutto lo stadio. È difficile che possa continuare ad andare all'altra tribuna, vedremo se saranno così bravi da continuare. Intanto Berrettini sempre l'hanno fatta vedere molto alla cerimonia teso. Inaugurale alla favorita, una bella ola. Molto bella. Italia con Ulivi, buono il suo lavoro. Finizione Califano che ha detto passaggio sulla sinistra, non passa perché Hauser riesce ad intercettare di fino il pallone. Ancora Stati Uniti con Gregor, numero 8 sulla fascia sinistra, viene in avanti, palla al piede, accanto a lui c'è Wolf, palla centrale, chiude bene la difesa azzurra, il rinvio lungo da parte di Otto a spazzare la metà campo azzurra e salgono i ragazzi di Berrettini, tentativo di lasciare in fuori gioco i quattro attaccanti avversari in questo momento. Wolf, fascia sinistra, si accentra Wolf, ha difficoltà a trovare spazio, poi trova un compagno, il numero 8 Gregor in sinistro, fuori, qualche brivido per Zanco Pema, fino a questo momento l'Italia sta controllando bene gli avversari. Però Alessandro, bisogna cercare nei limiti del possibile di domare di più quei palloni in difesa, sicuramente la stanchezza, sicuramente la pressione, perché no, il nervosismo di una posta in palio, che una posta in palio ti dà, magari ti porta a non rischiare. Attenzione, Zanco Pema viene ripreso dall'arbitro Bozzano, forse perché sta perdendo un po' troppo tempo, la prossima volta ti ammonisco, pensiamo che gli abbia detto proprio questo. Beh, qui entra in gioco anche un po' di mestiere da parte azzurra, allora, un uomo in meno, un quarto d'ora alla fine. Quei palloni in difesa, quando c'è la possibilità di non buttarli e quindi regalarli ai difensori e centrocampisti avversari, bisognerebbe cercare di manovrarli un po' meglio. Vediamo un po' Ulivi, Andrisani, ecco, proprio così bisogna fare. Ulivi
Buono il pallone per Andrisani, c'è solo Califano. Grande numero di Andrisani, Califano, perde qui il tempo, c'è Zeoli dietro di lui. Ancora Califano! Peccato davvero, i suoi compagni in questo caso però lo rimproverano. È un po' ecceduto forse Califano, anche se il suo spunto è stato davvero pregevole, però poteva servire un compagno smarcatissimo. Anche poi bravo Jordan a chiudere. Italia vicina al raddoppio, un raddoppio che sarebbe stato davvero importante. Ci chiede forse la linea Carlo Pari. Aspettiamo un attimo, aspettiamo un attimo. Soltanto per dirvi che nel frattempo Berrettini ha cambiato idea, non uscirà Califano ma Fanesi. Vediamo se la cambierà poi nuovamente. Forse ha capito che lì sulla sinistra Califano ha molto spazio, come in questa circostanza. Califano adesso però forse avrebbe dovuto servire al centro. Attenzione Fanesi, Califano! Il contrasto vincente da parte di Torres. E riparte velocissima adesso la formazione statunitense. Oddo! Grande Massimo Oddo! Si permette addirittura un paio di dribbling, però poi perde il pallone. E guardate Zeoli, senza complimenti, va a rincorrere il pallone e a disputarlo a Ciulis Ulivi. Ciulis, guardate il pallone che non esce da quella fascia. Ora Pantanetti non deve fare alcun complimento, non lo fa. Guadagna questo pallone Andrisani, Zangla. Comunque vada, una grande partita da parte dell'Italia. Sbaglia Zangla, il pallone un po' troppo basso, fortunatamente non riesce a controllarlo Gregor. Ora Gregor lo pulisce per Matis. Un po' lungo il centrocampo azzurro in questo momento, bisogna rientrare, Ulivi, Fanesi e Califano devono dare un po' di più, un apporto difensivo ai propri compagni. Torres, West, d'esterno, Andrisani non riesce a rubare il pallone, palla tra i piedi del numero 3 Cullen. Cocciao, Torres ancora, Pantanetti, Andrisani e si ricomincia ancora con Cullen. Ancora pronto Valerio Fommei a bordo campo per questa sostituzione, dovrebbe uscire appunto il numero 16 Fommei. Adesso Italia un po' in difficoltà, Italia che sta tirando il fiato ed è ben comprensibile, magari in attesa di poter colpire il contropiede. Intanto Hauser ci regala il pallone laterale, difficoltà e i loro problemi. Eccolo la sostituzione Alessandro, esce Fanesi che ha giocato 31 minuti solo nella ripresa, fa finta di non vedere il cartello Fanesi, magari vuole guadagnare un po' di tempo. Ed ora Valerio Fommei, centrocampista al posto di Massimiliano Fanesi. Fin qui Fanesi un gol alla Gran Bretagna. Gol molto importante. È il gol dell'1-0, il gol che ha sbloccato il risultato. Poi l'1-1, poi il 3-1. L'Italia è in vantaggio 1-0 sugli Stati Uniti, quasi 32 minuti di gioco. Il gol sul calcio di rigore al 22esimo della ripresa da parte di Gianni Califano. Due gol fin qui per lui, entrambi sul calcio di rigore. L'Italia in 9. La formazione di John Ellinger, il CT che avete visto inquadrato, è sotto di un gol ma ha un uomo in più, 10 contro 9. Michele Zeoli rimessa con le mani per Califano che sta dando veramente tutto, messo giù, non c'è calcio di punizione, gli Stati Uniti possono venire in avanti. Califano ancora a terra, intanto scende West sulla fascia destra, tenta di superare in velocità Massimo Oddo, poi molto bravo Pantanetti a chiudere il raddoppio, ancora Pantanetti, Zeoli, applausi per questo disimpegno dell'Italia. Andrisani con l'esterno destro a tentare di servire nuovamente Michele Zeoli che guadagna un fallo laterale. E ancora John Ellinger in piedi, chewing gum per John Ellinger, sigarette per Paolo Berrettini, ma molta tensione su entrambe le panchine. C'è una finale in palio ed è questa finale fino a questo momento è più vicina all'Italia, esattamente a 12 minuti e 10 secondi dalla finale, dove certo se riuscirà a condurre in porto questa gara ci sarà la Corea campione uscente. Paolo Berrettini incita i suoi, i 12.000 degli spalti incitano gli azzurri. Fommei accanto a sé, Califano, ancora Califano, tiene il pallone, Ulivi sulla sinistra chiama il pallone Zeoli, Andrisani, buon lavoro di Andrisani, tenta un tiro impossibile. Qui la Andrisani, poca lucidità. La poca lucidità, anche la paura di perdere un pallone per un contropiede, meglio così, meglio far riprendere l'azione sicuramente dal fallo di fondo. Lo rimette in gioco Jordan, 33 minuti, 30 secondi, ancora 11 minuti e mezzo, Italia 1, Stati Uniti 0. Matis gioca a tre punte fisse adesso la formazione statunitense. Matis, pallone per Wolf, Fomei, fresco, Zeoli, no, non gli arriva il pallone, c'è il numero 9. Hauser, numero 9 Hauser, è entrato a sostituire il numero 13 Porter, ancora Stati Uniti in avanti, ma si chiude benissimo la difesa azzurra, poi un rimpallo fortunato
ed è rinvio dal fondo per la squadra di Paolo Berrettini, che può ancora tirare il fiato. Ultima sostituzione a disposizione di John Ellinger, numero 14, Alevanja al posto del numero 5, Koschau. Tre sostituzioni da entrambe le parti, ormai questi sono gli uomini che arriveranno alla fine di questa gara. Esce eventualmente difensore, ma speriamo di no, dovranno tirare i calci di rigore. Esce un difensore, entra un centrocampista, Califano, Ulivi, si cercano e si trovano spesso Ulivi ed Andrisani, ancora il giochetto tra Ulivi, anzi tra Andrisani e Califano, cambia splendidamente il gioco dalla parte opposta Andrisani, ora Zeoli ha il suo segno sulla sinistra di Fomei, punta l'uomo, Fomei in area, il destro di Fomei, miracolo da parte di Jordan, ha tentato il giro con il destro sul secondo palo Fomei, lo rivediamo adesso dal replay, colpo difficile, non è un miracolo ma è comunque una bella parata quella del numero 18, il portiere statunitense, che dice ai suoi compagni che stanno in avanti di rimanere avanti, non gli serve aiuto in difesa, effettivamente sono pochi gli azzurri in area su questo corner di Ulivi, sono Zeoli e Califano, Califano è piccolo ma colpisce bene, Zeoli alto e colpisce abbastanza bene, chissà. Ulivi lungo invece dietro per Andrisani, la botta al volo di Andrisani, non c'è rischio, si fa anche un po' male il numero 4, vice capitano azzurro che si rialza e Berrettini richiama ancora i suoi alla massima attenzione, 10 al termine, Italia 1, Stati Uniti 0. Stati Uniti che vengono in avanti con il numero 4 Chulis, uno di quelli che era in campo dal primo minuto, uno di quelli che ha speso di più, preferisce liberarsi del pallone servendo a destra il suo compagno Cullen. Matis, Wolf, linee centrali per Wolf, si chiude bene la difesa italiana, ancora una volta bravo Massimo Oddo a fermare sul nascere questa iniziativa statunitense, primissimo piano per Paolo Berrettini, mentre intanto Zancope si appresta a questo rinvio effettuato, palla che scavalca in centrocampo, Califano in lotta con Chulis, chiude il numero 4 statunitense attaccato da Califano, non c'è fallo, si può proseguire, bravissimo Califano, finezza da parte sua, da solo contro 3, entra in area, messo giù, non c'è questa volta calcio di rigore, Califano lo ha cercato, è stato forse toccato ma probabilmente non un intervento così grave da poter indurre il direttore di gara ad assegnare il calcio di rigore alla squadra italiana che proprio grazie ad un calcio di rigore è in vantaggio per 1-0, calcio di rigore segnato al 18° della ripresa, un minuto dopo l'espulsione di Manuel Milana, Califano ha portato in vantaggio l'Italia, intanto abbiamo seguito questo tiro da fuori del numero 6, Matis, alto, nessun problema per Zancopè. Sentiamo Carlo Paris, com'è il clima lì da quelle parti tra le due panchine? E in particolare nella panchina italiana non si fa che guardare l'orologio, il Berrettini ormai, forse le telecamere, ecco adesso lo stanno inquadrando, spazia da una parte all'altra della panchina, non riesce a stare fermo, ovviamente l'abbiamo sempre detto, fuma come un turco. Forse adesso sono i turchi che dovranno dire fumo come Berrettini. Rinvio lungo da parte di Zancopè, ancora una volta a scavalcare il centrocampo, si cerca di risparmiare energie da parte azzurra. Non potrebbero fare altrimenti i ragazzi di Paolo Berrettini, adesso costretti a subire questa iniziativa statunitense. Nuovo entrato Alevancia, si destreggia tra due uomini, poi molto bravo Pantanetti a chiudere, rimessa Otto. Laterale già effettuata, Otto sempre molto elegante, molto efficace. È sempre molto risoluto quando c'è da spazzare la propria area, negli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, nell'ultimo quarto d'ora abbiamo visto Otto tirare palloni a destra e a sinistra senza alcun complimento, in qualche circostanza magari poteva tenerlo di più, ma direi che non ce la sentiamo più di questo non possiamo chiedere. Attenzione, c'è una battuta lunga di fallo laterale, ancora Oddo, lo ripetiamo, ancora senza complimenti, ma ripropone la propria offensiva il numero 4 Chulis. 5 giocatori statunitensi, il numero 3 Cullen a impostare, anzi praticamente a giocare da punta in questo momento, tenta la manovra da giramento Gregor. Attenzione, sono saltati 3 uomini azzurri, Oddo, ancora lui insieme a Zangla, stoppa l'offensiva statunitense, ora la pressione da parte di Andrisani su Alevanja, buono il pallone per Matis va via sulla destra, Matis, c'è Oddo su di lui, Matis passa, bravissimo Zangla. Questa volta Zero non era riuscito a fermare l'avversario per 1 centimetro, per fortuna al centro dell'area, attentissimo, concentratissimo Cosimo Zangla, rivediamo.
Zeulić ha messo il piede, ha rischiato anche molto, per fortuna non ha trovato il piede Zangla dell'avversario. Zangla ha tolto un gol dai piedi, sì, del numero 7 Torres. Un intervento provvidenziale da parte di Cosimo Zangla, messinese che gioca nel Palermo. Rinvio lunghissimo con le mani, l'uscita di Zancope in due tempi, sì, bravo Adriano Zancope. Applausi per lui, ma applausi che sono per tutta l'Italia. 5 minuti, poco più al termine di questo incontro, 5 minuti per i ragazzi di Berrettini alla finale, ma c'è ancora da soffrire. Sta diventando Fortapace, sta diventando Fortapace anche Zancope. Gli americani sono esperti poi, sì. Anche Zancope decide di non rischiare magari di buttare il pallone là, ma si regalano opportunità in questo caso agli statunitensi. Attenzione a questo pallone per Torres, Pantanetti, Pantanetti improvvisato difensore centrale degli azzurri. Oddo a calciare lontano, dove c'è Fomei, lo stop di Fomei, davanti a lui Califano, c'è al centro anche Andrisani, sulla destra riparte ancora Ulivi, instancabile, però c'è Califano sulla sinistra, Califano non riesce con il tacco a controllare, il numero 3 Callen gli toglie il pallone, sfuma l'opportunità del peccato. Contropiede azzurro, sì, peccato, 5 minuti alla conclusione, 1-0, bisogna resistere, e si riparte con il numero 14 Alevangia, Matis. Alevangia sulla sinistra chiede il pallone, Wolf, invece c'è Oddo con la testa a spazzare, si riparte ancora con gli Stati Uniti, in particolare con Hauser, Wolf, Ulivi davanti a lui, Callen, Matis, tutto il pubblico in piedi, fallo di Fomei, Matis resiste, attenzione Matis, Matis, Torres, il tacco di Torres, chiude ancora Zangla. Ancora Zangla, davvero provvidenziale. Tocco all'ultimo momento, un colpo di tacco che poteva liberare al tiro il numero 16 Wolf, sarebbe trovato di fronte a Zancope in posizione pericolosissima. Zangla a salvare l'Italia. Ed ora invece Pantanetti chiude su West. West ancora, dare una mano a Pantanetti, Califano, va bene, facciamoli ricominciare da lì. 4 minuti alla fine della partita, Italia 1, Stati Uniti 0, Callen, tutta nei propri 20 metri d'Italia, Alevangia, Oddo, ancora Alevangia, usciamo con questo pallone, c'è Andrisani, Fomei, Andrisani, Califano, Califano porta via il pallone, guadagna un fallo laterale. E può rifiatare l'Italia, momenti importantissimi, secondi importanti per recuperare le residue energie, dicevamo assedio vero, tutti gli Stati Uniti nella metà campo italiana, tutta l'Italia a difendersi, ma pronta anche ad uscire in contropiede a questo punto, più che per colpire, soprattutto appunto per poter tirare un po' il fiato, per poter allontanare il pallone dalla metà campo azzurra. Intanto il cronometro scandisce i secondi, 42 minuti della ripresa, l'espressione, la fatica sul volto di Gianni Califano che sta dando forse ancora di più di quello che si può dare. Stati Uniti in avanti, Matis per il nuovo entrato, Alevangia, ancora Stati Uniti che cercano di far girare il pallone, sempre con Matis, al centro c'è Wolf, si propone e riceve, dialogo tra lui e West, ancora Alevangia sulla sinistra, ad uscire Zangla, il cross al centro, la deviazione di testa, attenzione Fomei, per fortuna, bravo Fomei, bravo anche lui, 3 contro 3, Califano, 4 contro 3, ripartiamo, Zeuli, sulla destra c'è Ulivi solo, Fomei subisce il fallo, evidentemente Berrettini ha chiesto ai suoi di tenere il pallone, c'era Ulivi solo sulla destra, magari anche un po' di lucidità che manca, un po' di fatica. Ulivi si sta proponendo bene, grande sulla condizione destra, atletica libero. Per Ulivi, due giorni fa ha giocato con 38 di febbre contro l'Olanda, Ulivi, fatto vedere che si è già ripreso, Andrisani, Zeuli, bravo, Oddo e via calcione, ad allontanare il pallone, questo è importante in questo momento, meno due minuti, devono ripartire due da minuti, dietro. Due minuti, Hauser, Gregor, dentro Torres contro Oddo, c'è anche Zeuli al raddoppio, bravo però Torres, la palla dentro Zangla, attenzione Matis, la finta, il sinistro di Matis, palla fuori, Zancope c'era Zancope, ogni tiro statunitense è un brivido, la partita che non vuole finire, ancora un minuto e mezzo alla fine, rivediamo Matis, la conclusione a girare di sinistro, ma c'era e non ha girato per fortuna, non ha girato tanto, ma comunque c'era Zancope, questa inquadratura propostaci dalla regia ci ha fatto apprezzare il volo di Zancope comunque a chiudere, ed eccolo il cronometro inquadrato, protagonista è lui in questo momento, cronometro che preghiamo di tenere, 43 minuti 50 secondi, partita che sta
per finire con gli Stati Uniti in avanti. Italia che si difende, Italia che deve difendere Zancopè, il vantaggio Zancopè. Di 1-0 l'uscita di Zancopè. Califano, attenzione ancora Ulivi, no, forse con un braccio, va bene così, perdiamo tempo. Cartellino giallo per Alevangia. Berrettini con la mano alzata, chiudi di qua, sta dicendo ad Ulivi. Va bene avanzare quando c'è da attaccare, ma meglio coprire quando c'è da difendere. Avete visto l'uscita di pugno di Zancopè, avete visto invece l'arbitro rinfoderare il cartellino giallo. Meno 30 secondi, tra 30 secondi saranno 90 i minuti di gioco. Italia 1, Stati Uniti 0, Oddo lungo, Califano non può prendere questo pallone di testa. Allora Alevangia ripropone l'azione d'attacco degli Stati Uniti. Chiedono il fischio finale i tifosi. Matis, c'è Zeoli, un grande Fomei, Zeoli, un po' lunga per Fomei, però resiste, forse subisce un fallo, sì, calcio di punizione, secondi adesso, preziosi, adesso è il novantesimo, eccolo qui, è il novantesimo, vedremo quanto sarà il recupero concesso dal direttore di gara. Italia che deve resistere ancora un po', Califano, deve tenere palla l'Italia, Califano ha lasciato a Zangra, brava, ancora la lucidità, la freschezza necessaria per saltare l'uomo in dribbling, guadagnato un altro fallo laterale. Con molta calma Zangla, calmo deve essere. Berrettini dice riprendi posizione. Andrisani, Califano, fallo, va benissimo così. E Califano con mestiere guadagna fallo, prende tempo e tiene gli avversari laggiù. Oltre 30 secondi, da oltre 30 secondi è passato al novantesimo. Zeoli contro Callen, perde il pallone ma c'è Fomei. Fomei lunga indietro per Oddo, il calcione di Oddo, via così. Callen fischia, non fischia, guarda il cronometro, c'è l'Italia è in finale, l'Italia è in finale all'Universiade, l'Italia è in finale, 1-0 sugli Stati Uniti, Carlo Paris a bordo campo, grande festa. Vai Carlo! Berrettini non è commosso, forse si sta... Thank you.